Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo a Bruno Contrada che si è svolta a Roma il 7 giugno del 1994. In aula ascolterete le dichiarazioni di Gaspare Mutolo. Buon ascolto. E allora Mutolo, dia le generalità. Mi chiamo Mutolo Gaspare, sono nato a Palermo il 5/2 1940. Mutolo, lei sarà sentito, ove lo voglia, in qualità di imputato di reato connesso. Quindi lei in questa qualità ha facoltà di non rispondere alle domande. Lei intende invece Sì, rispondere? signore, intendo Va bene. rispondere. È presente il suo difensore di fiducia, avvocato Foresta. Quindi possiamo dare inizio all'esame da parte dei pubblici ministeri. Senta Mutolo, lei quando e come ha avuto i primi suoi rapporti con ambienti di Cosa Nostra? Guardi, io prima di entrare a fare parte di Cosa Nostra già conoscevo diverse, diciamo, persone, anche se non capivo che quelle erano mafiose, però vedevo che avevano un comportamento diverso sia nella borgata di Partannamondello e sia anche a Palermo. Quindi io, diciamo che da molto giovane lavoravo in via Montesanto, un certo veterano Salvatore, che questo era un uomo d'onore della famiglia di Stefano Bontade, in cui insomma ci andavano tante persone. Io non mi rendevo che queste erano mafiose, però vedevo che erano persone importanti, persone insomma che diverse insomma di altre persone, perché per esempio io ho conosciuto in questo garage che c'era anche l'ufficio un certo Carmelo Napoli, che questo è stato ucciso verso il 58, diciamo, alla discesa dei giudici. Ho conosciuto un certo Stefano Leale, che questo è stato ucciso in via Torino, persone che venivano là a parlare, quindi io capivo, anche se giovane, che erano persone, va bene, un po' diverse, insomma, io non è, insomma, che ero uno studentino, capivo qualche cosa, ma non mi rendevo conto, insomma, quale importanza potessero avere, insomma, nella mafia queste persone. Lei quando ha conosciuto Totò Riina? Guardi, io a Salvatore Riina l'ho conosciuto verso il 64-65 al carcere di Palermo, siamo stati nella cella assieme, però insieme a Salvatore Riina c'era anche una persona che io conoscevo, un certo Rocco Semilia, dopo ho capito che questo era un mafioso della Guadagna, quindi io non so se l'entrata in questa cella era perché il Rocco Semilia ce ne aveva parlato, che mi conosceva da ragazzo, oppure perché fu un caso. Insomma, in quella cella c'erano tutte persone di un certo rispetto, cioè c'era questo Salvatore Riina, c'era Rocco Semilia, c'era un certo Gioacchino Mansueto dopo ucciso, un certo Ignazio Saputo e un certo Giovanni Spuchis. Sì. Lei perché fu arrestato, fu detenuto, si trovò in carcere assieme a Rina? Guardi, io allora ero imputato per reati, diciamo, contro il patrimonio, insomma, furtarelle, tentate rapine, insomma, queste cose. Dopo io esco. No, aspetti un attimo, scusi. Prima di uscire, in questo periodo di comune detenzione con Totò Riina, parlaste di Sarro Riccobono, per esempio, vuole riferire di questi colloqui aventi ad oggetto Rosario Riccobono? Sì, signori, io quando rientro di nuovo, che esco e ritrovo di nuovo a Salvatore Riina in galera, cioè è questa persona, io quando la prima volta parto di Palermo, il Salvatore Riina mi fa, diciamo, un biglietto che io stavo andando alla casa penale di Augusta e io ce lo porto un certo Vincenzo Di Maria, un uomo d'onore della famiglia dell'Uditore. Dopo io esco, rientro di nuovo in galera, c'è sempre Salvatore Riina in galera, anzi, questa volta c'erano tutti, diciamo, quelli dei paesi in un braccio dell'ottava sezione. Quindi a me mi mettono in un altro braccio, Salvatore Riina si interessa, che parlo col brigadiere, se non ricordo male era il brigadiere Bonifaci, e mi fa passare, diciamo, nella cella e
in una cella dove c'era tutto il braccio di persone di paese. C'erano tutti di Corleone, di San Giuseppe, di Partenico, di Borgetto. Io vado a finire in una cella, grazie all'interessamento di Salvatore Rina, insieme a Erasmo Valenza, a un certo Salvatore Lamberti, a un certo Giovanni Bonventre, a un certo Franco Leggio e a un certo Giambalvo e io. Il Salvatore Rina però era in un'altra cella dello stesso piano, si andava a lavorare assieme, quindi c'erano più rapporti di amicizia e io a un certo punto che le chiedo così insomma a Rina, io uscendo, siccome a Partanna Mondello c'erano dei conflitti, cioè questo Saro Riccobono che ci avevano ucciso un fratello, c'erano i fratelli Giacaloni che era stato ucciso un Giacalone, un certo Marino, questi erano amici e c'era stata diciamo questa spaccatura, però siccome io non sono un uomo d'onore non mi rendo conto di quello che c'è, però io li rispetto a tutti e quindi da questa persona che per me insomma io ho una stima verso Salvatore Rina ci dico senta ma uscendo io insomma con chi insomma perché qua insomma si sparano insomma a destra e a sinistra e lui mi dice tranquillamente dice senti dice tu dice quando avrai modo di vedere a Saro Riccobono dice tu insomma dice non fare niente dice che può dispiacere a lui anche perché dice tutti gli altri sono destinare nel tempo insomma a finire tutte ma non è... perché già c'era diciamo questa guerra interna alla famiglia di Partanna Mondello. Che anno si riferisce? Quando io mi riferisco verso il prima del terremoto che ci fu a Gibellina. Perché... prima del 68 allora? Sì signore, perché io completamente l'ultima sera che passo con Salvatore Rina in galera, mentre io non sono ancora anche combinato, quando ci fu il terremoto, diciamo, a Gibellina, che noi rompiamo tutte le porte e passiamo tutta la nottata, diciamo, fuori nel cortiletto, c'era la cinta rafforzata con i fari, con le guardie armate, e noi eravamo liberi, che scorazzavamo, insomma, nelle sezioni, perché c'erano tutte le porte rotte, il Rina con tutti i corleonesi partono e li portano a Bari. Dopo pochi giorni sono partito io con altri 15-16 persone e ci hanno portato a Messina, ma erano tutti persone di Passo di Rigono, Sansone, Gambino, insomma tutti vecchi mafiosi, insomma tutte diciamo persone anziane. Insomma. Sì. Senta, lei poi è uscito dal carcere e si è incontrato con Rosario Riccobono, parlò con Rosario Riccobono di questo consiglio? Sì, io infatti, diciamo, questo consiglio che mi diede il Salvatore Rina in galera mi è stato molto utile perché io con un mio cognato, un certo Vincenzo De Caro ed altri ragazzi di Partanna Mondello, come un certo Vincenzo Marino, eravamo dedichi a fare furti, rapine. Un giorno io vado dal fratello di Riccobono che aveva una bottega di ferramenta, insomma, e io ci porto una scopetta per farci tagliare le canne. Quando, scopetta sarebbe un fucile, vero? Sì, un fucile, che ci faccio tagliare le canne. Quando io me la vado a riprendere nel pomeriggio, dentro diciamo sto officina c'era una porticina che dava nel giardino e allora era all'angolo di via Catalano a Partanna Mondello che ora sono tutti i palazzi qua, tutto assieme mi chiama il Riccobono, cioè attraverso il giardino, si dice Gaspare vieni, che lui mi conosceva così però io sapevo chi era insomma. Quindi e vedo a lui insomma che c'erano altre persone là vicino che finta che erano là insomma nel giardino e mi fa delle domande se io ero andato alla Coca-Cola, perché alla Coca-Cola era stato fatto un furto insomma alla Bianchi. Io a un certo punto ci dico sì, dice ma senta qua, dice ma tu con Marino, dice tu lo sai che io con Marino sono dice, in contrasto perché lui pensa che io ci ho fatto scomparire il fratello. Allora io subito capisco che la cosa non è tanta buona, ci si sente, Saro, io che sono stato in galera con un certo Topuccio, uno di Corleone, un certo Rina,
disse, anzi mi ha dato i suoi saluti e guardi che lui mi ha detto che io devo fare qualsiasi cosa, ma comunque non devo fare niente che posso che dispiacere a lei, quindi lei con chi mi vede bene, con chi cammino io, quello che faccio, lei stia tranquillo che io una cosa in cui lei mi può rimproverare a me, cioè non è possibile. Cioè, lui ha colto bene, diciamo, questo mio messaggio, infatti io ho visto questo mio messaggio, infatti io ho visto che subito dopo è successo che un certo Chiferi, il fratello di Giovanni Chiferi aveva sparato a un certo Lo Cicero a Sperracavallo e io, diciamo, ho raccomandato, diciamo, a questo ragazzo, diciamo, a Saro Riccobono che ci fece trovare alcuni magazzini nelle campagne di Partannamondello, insomma, e siamo entrati, diciamo, in confidenza. Ho messo a frequentarlo a lui più frequentemente a casa, insomma. Sì. Lei poi è stato successivamente di nuovo arrestato? Sì, dopo noi abbiamo passato un'associazione anche con Riccobono, con mio fratello, con mio cognato, però che siamo stati alcuni mesi, credo 6 mesi, che c'era stato anche, che ci imputavano uno scomparso, un certo Albamonte, ma comunque dopo il Riccobono esce, non so, che lo portano all'isola, io esco ed è intorno al 68 io riesco di nuovo e quindi dopo io ogni settimana, non mancava una settimana che io da fuori non mandavo una cartolina a Salvatore Rina perché sapevo che lui era a Bari, al cacciatore di Bari, anzi una volta addirittura che sono andato in matricola per poterci fare un colloquio, però non l'ho potuto fare perché non ero un parente, io avevo i documenti falsi, cioè lo volevo vedere anche in galera. Io dopo sento che lui esce, siamo verso il 69, tramite un certo Gioacchino Cascio, che loro erano assieme nella cella quando io ero insieme a Valenza ed altri, diciamo, nella cella insieme a tutti i paesani. Io vado da questo Gioacchino Cascio che le dico se era possibile, se potevo parlare con Salvatore Rina, se sapeva anche dove lui era, perché io c'ero stato a casa dalla mamma e della sorella, però non mi avevano detto niente, dice mio fratello non c'è. Quindi questo Gioacchino Cascio mi dice di ritornare dopo un po' di giorni, non so, 2 o 3 giorni, e io ritorno, dice, di nuovo a Monreale, vado in questa bettola che questo Gioacchino Cascio c'ha la casa, diciamo, a Monreale, più c'era una taverna che vendeva del vino, questo era originario di Roccamena. Quindi io che vado là, a secondo l'appuntamento che mi aveva detto lui, dopo 2 giorni, 3 giorni, mi porta a casa sua e io incontro per la prima volta fuori, diciamo, a Salvatore Rina. Ci siamo salutati, ci siamo abbracciati. Di là io ero in macchina perché ero salito in macchina per andare a Monreale e ci siamo spostati insieme a Gioacchino Cascio verso San Giuseppe. Siamo andati in una masseria, ma più che altro di masseria era una casa vinicola, perché c'erano i filos, insomma si sentiva odore probabilmente del vino, e ho conosciuto pure a Bagarella Calogero, che ancora era vivo. E poi fu in questo periodo che lei fece da autista per... Sì, io sono stato 1 mese, 2 mesi, così, 1 mese e mezzo, che molto spesso ci andavo, forse a lui che ci faceva anche comodo perché a volte scendeva nelle parti dei giardini, di Favarella, però io allora non è che sapevo chi abitava là, io che lo portavo da diverse persone, però non è che assistevo a quelli che dicevano loro, perché lui mi presentava, diciamo così, insomma, dove andavamo, però dopo mi faceva uscire, io o aspettavo in macchina o stavo nei giardini, loro parlavano e quindi dopo loro uscivano, insomma, sì. E ce ne andavamo. A volte dove lui andava, insomma, prendevano anche delle pistole perché era un momento in cui... dopo io lo ricostruisco dopo,
in cui insomma si ci sta dando la caccia, diciamo, al capataio, tanto che il Salvatore Rina a un certo momento mi dice: ma senti, tu sei stato, c'hai parenti, dici, in via Montalba, a Borgo? Sì, 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 io sono stato da bambino in quei... Dice: senti, ma ne hai sentito parlare di un certo capataio? Ci hanno detto sì, lo so chi è, insomma, però non so, insomma, però so, insomma, che è una persona importante. E lui mi dà l'indicazione dove abitava. Dice: tu ogni tanto facci, va bene, mi fa vedere una fotografia, ma che non si vedeva tanto bene perché io no, non me lo ricordavo se questo l'avevo visto o a Palermo oppure a Barcellona, però l'ho riconosciuto subito. Ci ho detto sì. Dice: allora tu ogni tanto, dice, passa di questa via che era in via Cesarea a Riordi, è una parallela della via Montalbo. Dopo io ho fatto la sciocchezzuola che con un certo Francesco Davì stavamo facendo un tentativo di furto che sapevamo che avevano portato in un tabaccaio una grossa quantitativa di valore bollati. Mentre stavamo facendo questo furto ci hanno arrestato e quindi io vado in galera, insomma, di nuovo. Quando, quindi lei viene arrestato, viene scarcerato quando? Io vengo scarcerato nel 1973, quindi io passo questa, diciamo... Quindi viene arrestato in che data? E l'arresto in che data è stato? Viene il 21 settembre del 1969. Io in tutto questo periodo, diciamo, lo passo a Barcellona, Pozzo di Gotto, e in cui ci sono tanti altri grossi personaggi. Io mi ricordo che c'era, diciamo, Calindo I Maggio, Ignazio Gnolfo, Paolo Montade, c'era l'Alicata. Ma c'era perché, ancora... perché era a Barcellona? Era infermo di mente? Guardi, io... siccome sapevo che andando al manicomio, va bene, c'erano delle sconti di pena grandissime, perché c'è uno che doveva fare, che doveva prendere una carcerazione fino a 12 anni, prendeva 2 anni di carcerazione al manicomio. Uno se doveva prendere fino a 24 anni, prendeva 5 anni di manicomio. Uno che doveva fare anche l'incarcero, prendeva 10 anni di manicomio. Oltre c'era il discorso che a metà uno poteva uscire, quindi era... Avevano fatto una perizia, dico, per riconoscere... Sì, mi hanno fatto in quel periodo una perizia in cui mi hanno dichiarato semi-infermo di mente, però sa com'era, insomma, allora c'era, diciamo, un certo Gaetano Carini imputato per la strage del Viale Lazio, che era molto amico con il professore Madia, insomma, allora era un periodo, non è, insomma, che le perizie andavano, diciamo, basta che uno aveva una raccomandazione, insomma, le cose si facevano con molta facilità, insomma. Io mi ricordo che per me Polpa si interessò un certo Gaetano Carini, un uomo d'onore della famiglia, diciamo, di Portanova, compare del famoso Michele Capataio. E io in questo periodo sento da, specialmente da un certo l'Alicata, che già sapevano loro che io ero, cioè, perché io vedevo questi personaggi che già mi rispettavano. Era... Andiamo avanti, perché questa è stata una mia interruzione, prego. E allora, quindi lei poi viene scarcerato nel 1973, giusto? Sì, signore. E io... cosa fece? Incontrò Rico Bono, lo cercò? Ecco, io quando esco subito io... mi precipito a cercare, diciamo, a Ricco Bono, perché già incominciavo a capire, insomma, che se non mi mettevo io subito in contatto con Ricco Bono mi poteva succedere anche che me ne andassi a fare qualche altra pina, qualche altro furto, e io venivo arrestato di nuovo. Quindi io vado dal cognato di Ricco Bono, che questo lavorava alla Bianchi, faceva una specie di guardiano, c'aveva anche la mensa. Lui telefona, diciamo, a Napoli, a Ricco Bono, e ci dice: sai, qua c'è Gasperi, dice, è uscito, io ci parlo per telefono con Rosario Ricco Bono, e Rosario Ricco Bono mi dice: senti, dice, prendi a mia mamma e portala a Napoli, dice, accompagnami a mia mamma, che ha molto tempo che non la vedo. Dopo io capisco che è stato questo un trucco per farmi salire subito a Napoli.
Quindi io, non so, passano 2 giorni, 3 giorni, mi prendo alla mamma di Riccobono e salgo a Napoli. Salgo a Napoli, che mi vedo con Riccobono, mi portano in un grosso, diciamo, caseggiato, che dopo io so che questo era dai Nuvoletti, c'era anche la mamma di Nuvoletta là che facevano che da mangiare, perché c'era un forte via va, insomma, persone che venivano a rostire qualche cosa. Comunque la sera, non lo so, verso le 10, le 11, io me ne vado in casa di Riccobono, andare a dormire insieme alla moglie e ai figli. Però né tardi, che io però non mi ricordo l'ora, ma poteva essere l'una, le 2, le 3 di notte, mi prendono e mi spostano in un altro appartamento. E c'era un certo Vaccaro e un certo Gioacchino Di Bella. Il tempo che ci siamo salutati, che fai? Ci si sono toccati. Però io non capivo che cosa c'era, ma non sapevo che cosa era successo, ma capivo che c'era qualche cosa che non andava. L'indomani mattina, guarda caso, mi vengono a svegliare i carabinieri, perché i carabinieri fanno irruzione in questa casa e ci arrestano a tutte e tre. Noi avevamo delle pistole, c'erano in questa casa delle pistole, e dopo un po' di giorni ci fanno, diciamo, il processo. Allora per le armi si prendeva, che so, 3 mesi, 1 mese, 40 giorni, insomma, io ho preso 40 giorni, gli altri hanno preso 2 mesi, allora questi processi che si facevano in procura, non in pretura, esatto. Quindi io sto 1 mese al carcere di Napoli, mi arriva a mangiare, capisco che mi seguono, viene un certo avvocato Bettimelli, insomma io la conosco a te napoletano, insomma mi ha subito portato tutte le quando io esco, ecco, sì. Cioè andiamo dopo un mese, per evitare di fare un racconto troppo minuzioso, andiamo subito al momento in cui lei è stato affiliato a Cosa Nostra. Perché? Sì, io esco, diciamo, dal carcere che mi portano in questura, io esco della questura che mi ricordo che era una strada a salita, io però esco e vedo in lontananza sulla mia sinistra, uscendo dalla questura, una Mercedes scura, non so, blu, insomma, o nera, insomma. Quindi io che mi dirigo verso questa Mercedes e là c'era Angelo Nuvoletta e Riccobono, mi fanno salire, mi portano a Marano e subito la sera stessa che mi fanno andare vicino a Villaggio Coppola, dove c'erano diverse persone, tra cui un certo Manuele D'Agostino, un certo Stefano Giaconia, un certo Giovanni Il Bello, non mi ricordo per ora, Di Pasquale, Giovanni Di Pasquale, c'era un certo Federico Pinzetta, che dopo sono quasi tutte persone morte, e c'era un certo Pietro Vernengo. Questi stavano facendo uno scarico di sigarette. Quindi a me mi inseriscono, diciamo, che alla sera si andava sulla spiaggia, che arrivava, insomma, un moto pescareccio, insomma, noi scaricavamo le sigarette. Dopo alcuni giorni io vado, diciamo, al caseggiato di Lorenzo Nuvoletto, alla mattina usciamo, io sarò Riccobono, un certo Ciro Nuvoletto, un certo Angelo Nuvoletta. Andiamo in campagna verso il Carsettano, perché ci siamo allontanati una mezz'oretta abbondante. C'erano anche una squadra di donne che raccoglievano pesche, frutti, e in un caseggiato io vedo a Salvatore Rina, che per me mi passa il papà, disse: chi fa questo qua? E lui era là, insomma, aveva la sua stanzetta con un letto, insomma. Quindi il mezzogiorno mangiamo, facciamo coscettini di pollo arrostiti nella brace, insomma, nel fuoco, e stanno tutto il pomeriggio assieme io e Salvatore Zina a parlare del più e del meno. Insomma, io che ci racconto tutte le mie disavventure, insomma, mi dispiaceva che lo vedevo in quello stato là, insomma. Comunque, io me ne ritorno, diciamo, mi riportano in questa villa vicino il Villaggio Coppola. Dopo pochi giorni
a me il Manuele D'Agostino mi viene a prendere e mi porta nella casa di Lorenzo Nuvoletta. In che periodo siamo? Siamo sempre negli 73, non so se è giugno o luglio, insomma, posso sbagliare di qualche mese, non è... Quindi è qua, insomma, a me mi vengo, io vengo fatto uomo d'onore, insomma, là c'è un certo Lorenzo Nuvoletta, c'era il Manuele D'Agostino, il Saro Riccobono, un certo Bastimento, c'era un'altra persona che io non mi ricordo come si chiama. Comunque, dopo i preamboli, diciamo che tutto serio, io a Saro Riccobono mi dice, ma tu appartieni a qualche organizzazione? No, ti ho detto no, non è, ma tu con che... con amici tuoi hai fatto giuramenti, hai qualche vincolo, guardi io non ne... Ma allora dice, guardi, insomma, dice la mafia, dice esiste, la mafia, anzi ti posso dire, dice che è più importante di come, diciamo, la riporta la stampa, dice... ha preso un ago, una spingola, insomma, che aveva una santina, mi punge un dito, accende questa, diciamo, immagine, insomma, dice, ripete le parole che io dico, e quindi mi fa ripetere alcune parole, insomma, quelle più importanti erano che se io tradivo, diciamo, Cosa Nostra, che le mie carni potessero bruciare come questa sangue immagine. Dopo che si spegne, insomma, mi fa tutto un ragionamento, insomma, mi spiega alcune regole, però io, che si vedeva che lì per lì ero più confuso che persuaso, dice, vabbè, avrei tempo, dice, di capire, ma comunque mi spiega le cose più essenziali, che Cosa Nostra vuol dire la mafia, che questa organizzazione è più importante di quanto se ne sapeva in giro e così via. Senta. E quindi lei nel momento in cui fece ingresso in Cosa Nostra, a quale famiglia o comunque a quale gruppo di Cosa Nostra faceva riferimento? Ecco, il Riccobono mi spiega, che dopo io l'ho constatato, diciamo che a Pallavicino allora non c'era una famiglia, diciamo c'era questo gruppo, diciamo che lo stava formando Saro Riccobono, perché diciamo i vecchi mafiosi, Vincenzo Nicoletti con altri mafiosi che c'erano a Pallavicino, erano questi destinati o a essere uccisi oppure si dovevano chiamare, insomma, nella famiglia di Saro Riccobono. Insomma, era una fase in cui, che dopo io con il tempo capisco, intuisco, sento, ne discutiamo, in cui diciamo la mafia si va ricomponendo. Insomma, erano già stati in alcune borgate, c'erano già le famiglie, ma nel gruppo di Pallavicino, nella famiglia di Pallavicino, cioè c'era questo gruppo, perché noi siamo in quel periodo, il Riccobono è molto amico di Salvatore Rina e di Luciano Leggio, quindi iniziano, diciamo, a portare avanti questo nuovo gruppo per sconfiggere, diciamo, i vecchi mafiosi, perché erano stati questi amici di Michele Capataio, di Mariano Troia e di altri personaggi scomodi che dovevano essere uccisi. Infatti nel tempo tanti vengono uccisi, però tanti vengono reintegrati, insomma, nelle file di Cosa Nostra. Sì, senta, lei poi che nel momento in cui fece ingresso in Cosa Nostra, quindi per tutto il periodo in cui ne ha fatto parte, che tipo di reati, che genere di reati ha commesso? Guarda, io i reati che ho commesso, io, ma che commettiamo tutti i mafiosi, ma comunque quelli che ho fatto io, sono stati omicidi, sono state estorsione, sono stati sequestri di persona, sono stati rapini, insomma, atti dinamitali, cioè mentre le bombe, incendiare... Traffico di stupefacenti. Ma contrabbando di sigarette, perché insomma in quel periodo non c'era, insomma, ancora il traffico di droga, però... l'ho rifatto dopo io nell'81, insomma, mi sono trovato, insomma, a gestirlo io un traffico di droga. Senti, di tutti questi reati lei si è già autoaccusato, ne ha già riferito? Sì signore, io di moltissimi reati che non ero indiziato, io mi sono accusato, perché io, dal momento che ho deciso di collaborare, cioè la mia collaborazione
è stata così, diciamo, aperta, sincera, almeno per il mio modo di fare, ma pensi che io, cioè, ho accusato anche, diciamo, a mia moglie in un processo per dire io sto collaborando e devo dire tutta la verità, non ci debbono essere motivi o cose che domani uno mi può rinfacciare, ma questo l'hai detto, questo non l'hai detto, io se qualche cosa non l'ho detto, se qualche omicidio ancora io non, cioè, non l'ho detto, ma che mi, tutti quelli che mi sono ricordati io li ho detto, qualche omicidio che io non mi ricordo e perché non mi ricordo, ma non individuo, diciamo, il personaggio, perché per noi, cioè, uccidere era una cosa normale, diciamo, cioè a volte si andava a uccidere a una persona, magari avevamo soltanto l'ordine di uccidere senza sapere come si chiamava, sì. E quindi, cioè, può essere stato che io non ho detto qualche cosa è perché io non la localizzo bene nel tempo e quindi allora non lo dico, ma io tutto quello che mi sono ricordato l'ho detto, insomma, in una maniera serena, e perché io dal momento che io che mi sono messo a collaborare ho deposto, diciamo, questa fiducia verso allo Stato e io ancora oggi io ho questa fiducia, perché al momento che io non avrò questa fiducia, anche se ci sono critiche, non critiche, cioè io ho fiducia allo Stato, quella che avevo prima, perché io penso che una persona, insomma, sì, ci possono o mi possono additare come criminale, come assassino, però io dal momento che... Senta, va bene, lei che cosa sa sulle infiltrazioni di Cosa Nostra all'interno delle istituzioni statali e in particolare... se a conoscenza di rapporti di Cosa Nostra con appartenenti alle forze dell'ordine. Guardi, io al momento che ho iniziato, diciamo, a collaborare, io mi sono posto questo grosso problema perché capivo che al momento che io mettevo a parlare che di cose che erano più delicate dei soliti fattori di mafia, diciamo, erano... potevano nascere degli, non lo so, dei polveroni, delle critiche, perché io ho un'esperienza che io ho vissuto insieme a Cosa Nostra, sapevo che quando una persona toccava a qualche persona intoccabile, subito veniva screditato, oppure insomma subito veniva messo a tacere, quindi io, anche se ho avuto delle titubanze nel fare scrivere, nel fare registrare, insomma nel verbalizzare alcune cose che io sapevo, è stato soltanto questo il motivo. Io sapevo che in contatto con l'ambiente mafioso, cioè non c'erano soltanto i mafiosi, ma c'erano industriali, c'erano qualche magistrato, c'erano poliziotti, c'erano avvocati, cioè c'era tutto un assieme, c'erano politici, quindi io queste cose le ho sempre sapute da quando ho fatto parte di Cosa Nostra. Sì. Lei in particolare è a conoscenza di una strategia che Cosa Nostra aveva messo in atto per i rapporti con esponenti delle istituzioni? È a conoscenza in particolare dell'esistenza di due diverse linee all'interno di Cosa Nostra? Può riferire su questo punto alla Corte? Sì, signore, io mi ricordo che verso il 1975... cioè dopo diverse, diciamo, discussioni, riunioni che avevano questi personaggi importanti come Stefano Bontade, Badalamente, Sarò Riccobono, Salvatore Rina, Michele Greco, insomma tanti personaggi, Brusca, insomma, ora non è insomma che piano piano insomma mi ricordo, ma tanti che personaggi, nasce un problema, che questi mafiosi, cioè, non vogliono che più a Palermo, va bene, si possono fare associazioni a delinquere. Cioè questi erano i discorsi che io ricepivo, insomma, cioè, con che me. Senso? Cioè che c'era stato un periodo in cui a Palermo, cioè le forze dell'ordine con la magistratura, va bene, facevano delle associazioni a delinquere. Quindi c'erano dei personaggi che da un momento all'altro, anche non avendo un reato specifico, venivano in galera perché o nella borgata perché era successo un omicidio, oppure perché in quella borgata c'era questo reato chiamato associazione a delinquere. Quindi
discutono e dire, ma noi dobbiamo trovare una linea, insomma, queste associazioni non ne debbono fare più. Quindi dice, o con le buone o con le cattive, associazioni a Palermo non ne debbono fare più. Ovviamente o con le buone o con le cattive, era il discorso, o le persone avvicinarle, cioè parlarci con le buone maniere, oppure assoggettarle o ucciderle, insomma, per come era logico, insomma, fare in quell'ottica di allora. Ecco, nell'interno di Cosa Nostra, perché già noi siamo sempre nel 75, in cui buona parte della commissione funziona, ma ancora non sono tutta la commissione, ancora questo potere, diciamo, decisionale, che è ancora il triunvirato, perché il Bontà di Stefano c'ha i suoi amici che ha fatto fare lui il capimandamento, il Salvatore Rina c'ha i suoi amici che ha fatto fare il capimandamento, Gaetano Badalamente che ha i suoi amici che ha fatto, cioè ancora c'è questa decisione di questo triunvirato, insomma, che dalle direttive. E quello che là si parla, si chiacchiera, insomma, con diversi personaggi, anche con Rosario Di Maggio, perché il Rosario Di Maggio, anche se era un mafioso di vecchio stampo, io, come me lo ricordo io, era, diciamo, una persona dei più saggi che ho conosciuto io, sempre mentre fa la buona, non era per la violenza. Diversa era per il discorso di Cristina, che era più ruente, oppure come il Rina o il Ligio, insomma, che subito dicono no, ammazziamole, così dice, muore uno per prendere l'esempio un altro. Quindi c'era questa linea, diciamo, che il Badalamente e il Stefano Bontade, diciamo, erano per la linea più morbida, anche perché, siccome avevano molti amici nella politica, cioè non volevano avere uno scontro, diciamo, completamente con tutti gli apparati, insomma, dello Stato, tanto che una volta, insomma, o più di una volta, il Badalamente, arrabbiando, dice, ma insomma, signore me, qua non è che possiamo fare noi la guerra allo Stato, cerchiamo, insomma, certo, se c'è, dice, qualcuno da eliminare, si elimina, ma non che dobbiamo uccidere alle persone, per esempio, dice, questo non è. Quindi questo è il periodo in cui, diciamo, nasce questo problema dentro Cosa Nostra, di non fare fare più le associazioni. Diciamo, tra gli obiettivi c'erano i poliziotti. Scusa un attimo se la interrompo. Quando lei dice linea più morbida da parte del potere Badalamente, che cosa significa? Cioè, significa che c'era una rinuncia a intervenire in qualche modo per eliminare il rischio, dice lei, come dice lei, delle associazioni per delinquere, ovvero c'era proprio un diverso modo di approccio al problema? No, cioè loro erano convinti, cioè, che prima dovevano cercare le maniere morbide di non uccidere una persona, cercare se quella persona era disponibile a condiscendere a quello che poteva essere utile alla mafia, cioè erano su questo piano, logicamente avvalendosi di questi problemi, cioè di questi fattori che già, diciamo, questi mafiosi importanti tipo Antonio Meneo, il Badalamente ed altri hanno, diciamo, questi agganci e pensano che è possibile, cioè, ammorbidire le istituzioni anche non ricorrere all'omicidio, ma comunque se era necessario ricorrere all'omicidio. Quindi c'è, diciamo, queste due linee, una linea che si cerca, non so come, di cercare di ammorbidire alle persone, un'altra linea, quella, se, diciamo, scatta l'ordine di poter uccidere a delle persone, già ci doveva essere un piano ben prestabilito. Sì. Io mi ricordo questo, che io e un certo Michalizzi Salvatore, cioè, siccome c'era l'ordine di guardare le mosse del dottore, diciamo, Giuliano, del dottor Contrada e del dottor De Luca, perché questi erano allora al vertice della questura, quindi erano un pericolo, perché non lo so, erano loro quelli che facevano i rapporti che dopo li trasmettevano ai magistrati. Quindi io e il Michalizzi, va bene, abbiamo il compito di controllare competente quanto scorta va a prendere al dottore Giuliano, a che ora esce, a che ora rientra,
Lo stesso è per il dottore Antonino De Luca e lo stesso fattore era per il dottore Contrada. Però io subito sento che per il dottore Contrada c'era stato un certo Graziano Angelo e un certo Calatolo Giuseppe, persone della, uno del Borgo e uno della Via Montalbo, dell'Acqua Santa, che si era saputo, cioè io avevo saputo che quello che già avevano individuato dove, diciamo, abitava il dottore Contrada, dove abitava il dottore Giuliano e il dottore De Luca. Cioè io e Totino abbiamo noi parlato diverse volte le abitudini che avevano questi due funzionari, più o meno a che ora usciva. Invece di quello che ho saputo io, quello, diciamo, che se ne occupava, diciamo, di questi contatti era, diciamo, questo Graziano Angelo, anche perché l'avevano individuato grazie, diciamo, a una notizia che porta il Graziano Angelo, in cui non lo so, lui si era messo, si era trovato, si era messo a disposizione, aveva favorito, diciamo, al dottore Contrada, non so tramite chi, va bene, che ci aveva fatto trovare un appartamentino nella via Guido Junghi. Però c'è sempre l'obiettivo che ad un giorno all'altro può partire l'ordine di ucciderlo, altrimenti non si spiega come, va bene, una sera, cioè dopo diverse sere che noi ci siamo impostati là vicino, abbiamo visto il dottore Contrada che effettivamente verso le 5:30, le 6 andava in questo edificio, insomma, quindi noi abbiamo andato a riferire dicendo sì, effettivamente, insomma, l'abbiamo visto, è solo, senza scorta. Sì, scusi se la interrompo, così cerchiamo di chiarire meglio. Quindi lei ha detto in quel periodo, siamo nel sempre... Nel 75, sì, 75. Fine del 75. Sì. In questo periodo, quindi, per quanto riguarda appartenenti alle forze dell'ordine, i tre, chiamiamoli così, obiettivi erano il dottore Giuliano, il dottore Contrada e il dottore De Luca. Sì, signore. Esatto. Che cosa intende lei obiettivi, innanzitutto? Obiettivi erano che... Nel senso che era stato deciso che tipo di atteggiamento da assumere Cosa Nostra nei confronti di questi tre funzionari, o ancora doveva essere deciso in qualche modo? No, cioè uno non è che la mafia quando decide di uccidere una persona, cioè prima c'è una discussione, un dialogo, e dopo non si trattava di una singola persona, si trattava di un complesso, di un buon numero di persone, perché io so che questi sono i poliziotti ipoteticamente che dovevano essere eliminati, però io non so quali magistrati dovevano essere eliminati o quali politici dovevano essere eliminati, anche se di questa cosa non se ne è fatto più niente, è perché hanno trovato l'accordo, cioè non c'è altra spiegazione, insomma. Quindi erano, ho capito bene, i tre poliziotti più scomodi di Palermo, questi tre. Sì, signore. E quindi vengono individuati alcuni uomini d'onore, tra cui lei, giusto? Che sì, hanno il compito di controllare i movimenti. Sì, i movimenti, sì. Quindi questi movimenti, questa attività di controllo dei movimenti è finalizzata all'eventuale omicidio. Di ucciderle, sì, signore. Esatto. Non c'è, non è, è perché noi che ci dobbiamo parlare in caso, si dovevano uccidere, a dire a che ora è. A che ora esce, a che ora rientra, quanto guardi lo vanno a prendere, questi erano. Lei è Michalizzi Totino, Michalizzi, sì. Totino è uomo d'onore di quale famiglia? Sempre della famiglia di Pallavicino, perché già noi in quel periodo abbiamo anche il mandamento. Sì. Lei è Michalizzi Totino, quindi venite incaricati di controllare chi? Giuliano e De Luca? Sì, signore. Esatto. Perché già ci avevano individuato, cioè già loro sapevano dove abitavano, cioè noi non loro, è che andavamo... Loro chi? Loro, i mafiosi. Insomma. Cioè lei che lo disse? A me me lo dice direttamente Riccobono, dice vicino a tuo cugino, dove c'è, dici, i Barri Luchis, dici all'angolo proprio, non mi ricordo se si chiama Via di Blasio oppure... Mi accompagnò una persona che già sapevo, dice, in questo portone, dice, ci abita il dottor Giuliano.
E voi avete fatto cosa? Cioè nel dottor Giuliano a me che mi veniva più comodo, perché? Perché oltre, diciamo, io ad avere il cugino propriamente di primo sangue e a Siracusa Giovanni dopo, dove è morto dopo il dottor Giuliano, diciamo, nella stessa strada dove abitava il dottor Giuliano c'era, diciamo, una bottega di cornici di un certo La Greca, e accanto c'era un altro magazzino del fratello di Siracusa Giovanni, un certo Antonino, che aveva un'altra officina, che era un artista di ferro battuto. Quindi io, con la scusa, diciamo, che andavo a trovare a mio cugino per parlare, quindi era nella stessa direzione. Dopo diverse volte ho notato che la macchina sempre ci andava verso le 8:35, 9 meno un quarto, stava 5 minuti, 2 minuti. E... a volte, insomma, anche più tardi non rientrava, e rientrava sempre da solo con l'autista. Di sera, a volte alle sette e mezza, però non è che a prima volta l'abbiamo visto. Dopo diversi giorni, una volta che si individuò, dopo si sbagliava di 5 minuti, insomma, però l'orario era sempre quello. E lei fece poi analoghi appostamenti per il dottore De Luca? Sì signore, anche nel dottor De Luca, che stava di rimpetto, diciamo, nella strada che c'è, diciamo, a Villa Sofia, qui dentro sulla sinistra. Ma più che altro, insomma, noi che ci passavamo, perché mentre là avevamo la possibilità di poter sostare, entrare in questi due magazzini, là invece noi passavamo. Cioè, dal dottore Giuliano avevate questa possibilità del negozio, mentre dal dottore De Luca non c'era. Invece dal dottore De Luca noi, per esempio, ci fu un periodo che passavamo sempre alle 8:10, alle 8:15, dopo non l'abbiamo visto e abbiamo passato dall'8:30 alle 9:10, e diverse volte l'abbiamo visto scendere, insomma, c'era sempre una macchina, insomma. Per quanto riguarda invece il dottore Contrada, chi fu incaricato di studiare i movimenti e le abitudini? Ecco, era questo Angelo Graziano e questo Galatolo Giuseppe. Erano uomini d'onore? Guardi, io ne conoscevo uno, uomo d'onore, l'altro... Io non mi ricordo, cioè? Se era già stato combinato il Galatolo, ma credo che era, insomma, già combinato. Sì. Lei come lo seppe? Da chi lo seppe che erano stati incaricati questi due, Graziano e Galato? Guardi, che se ne seppe perché io ci sono andato là, insomma, a guardare, perché dato le informazioni che hanno portato questi. Dopo, ora dire che io che l'ho saputo soltanto da una persona, a me mi sembra, insomma, ma erano questi discorsi che certe persone facevano, cioè, tutti i giorni, non è che se ne parlò una volta sola, erano ormai discorsi che si facevano sia nel baglio di Stefano Bontade, sia in un villino da Gaetano Badalamente, sia più volte nella masseria di questo Rosario di Maggio. Quindi, okay. Senta, lei ha detto una volta ci andai anch'io. Quindi lei andò in un'occasione, con chi era lei? Con Michalizzi Salvatore. Michalizzi, pure lei a controllare i movimenti del dottore Contrada? Sì signore. E dove? In questa via Guido Iuri. Quindi già quando lei andò a fare questo appostamento, diciamo, il Graziano aveva dato questa indicazione dell'appartamento? Sì signore, no. Il Graziano Angelo già aveva dato, diciamo, le informazioni. Non lo so se ci aveva detto, insomma, se ce lo disse prima o dopo, io ricordo che i discorsi che c'erano era che il Graziano aveva individuato al dottor Contrada per questo appartamentino, perché lui si era interessato, però io, cioè, con questo non intendo dire che gliel'ha dato lui, può darsi che il suo interessamento... era per ricostruire i tempi, dicevo, se... se lei quando andò al palazzo nei pressi di questo palazzo di via Jung, già Graziano aveva comunicato di questo appartamento. Sì, signore, sì. Ma era un appartamento dove il dottore Contrada abitava, che lei sapesse? Guardi, io sapevo che lui andava là perché aveva
a una donna, insomma, ogni tanto, insomma, andava là, insomma, non lo so, a parlare con questa donna, insomma, non lo so se anche la donna se stava alla fissa oppure se aveva un doppio appartamentino, io non lo so questo. Bravo. Senta, Graziano Angelo, lei ha detto che era uomo d'onore. Sì, signore. Della famiglia, ha detto di... Del Borgo. Che attività svolgeva Graziano Angelo? Guardi, in quel periodo lui è uno dei costruttori più importanti di Palermo, insomma. È una persona pulita dove noi tutti, diciamo, diversi uomini d'onore. Io, Ricco Bono, Stefano Giaconia, Giacomo Gambino, Salvatore Rina, spesso ci trovavamo, insomma, negli uffici di questo Graziano Angelo e quindi per andare là non è che c'era una preoccupazione che poteva essere uno già noto alla polizia, certamente era una persona per bene, come tanti ce ne sono qua, non è che uno porta scritto in mente, insomma, che è mafioso, insomma, quello era un rispettabile costruttore, però era un mafioso, insomma. Senta, d'accordo. Lei quindi solo in questa occasione fece questo appostamento relativo, sì, al dottore Contrada, che era con Michalizzi, e cosa vide quindi? Vide il dottore Contrada? Verso le 5:30, alle 6, ora non è che ho preso l'appunto, insomma, ma mi ricordo che era nel pomeriggio, ma erano intorno dalle 5 alle 6, arrivò il dottor Contrada con una macchina borghese, non mi ricordo che macchina era, andò, diciamo, di dietro, diciamo, a questo palazzo. Negli angoli c'era una specie di posteggio là, solo, insomma. Era solo? Si guardò un po' intorno, così, insomma, dopo ha sceso le scaline, insomma. Noi, non mi ricordo se era stata la seconda volta o la terza volta che in quell'orario noi eravamo andati là, insomma. E l'abbiamo visto, quindi fino a quel periodo il dottor Contrada è un obiettivo che c'è la possibilità di... che poteva essere eliminato. Lei diceva forse si era recato presso nei pressi di quell'appartamento già in altre occasioni alla stessa ora, perché nasceva da un'informazione di altri circa l'orario? No, cioè, quindi era un tentativo. Cioè, non è che il dottor Contrada aveva i giorni stabiliti, cioè ogni martedì va là. Ci poteva andare il lunedì, ci poteva andare il mercoledì, ci poteva andare il venerdì, ma comunque però già si sapeva che ogni settimana una o due volte andava là, insomma. Senta, poi lei successivamente, lei poi venne arrestato? Sì, signore, io vengo arrestato mi sembra il 26 maggio del 76. Sì. Nel periodo in cui lei era detenuto non seppe più... Seppe altro, non seppe più nient'altro circa questa... No, guarda, non era un oggetto di discussione, insomma, se il tizio era vivo o morto, no. Non è... Poi, successivamente, lei torna in libertà in che data? Ecco, io esco, ritorno a Palermo per le prime permessi nel 1981, cioè precisamente il 5 febbraio del 1981, perché mi ricordo la data prima perché è il mio compleanno che stavo festeggiando là, insomma, al carcere di Teramo, però siccome era successo che mia mamma si trovava all'ospedale di Villa Sofia, mi avevano dato 5-6 giorni di permesso e scendo la prima volta in permesso, diciamo, a Palermo in questa occasione. E lei tornò a parlare con qualcuno del dottore Contrada? Sì, io non quella volta, perché giustamente io avevo altri problemi, che c'era mia mamma che era in coma, diciamo, infatti dopo 15 giorni mia mamma muore, perché io dopo i 6 giorni rientro, dopo 14 giorni o 15 giorni mia mamma muore e io quindi ridiscendo a fare i funerali a Palermo. Però siccome c'era un problema che già io rientravo, diciamo, in questo regime di semilibertà, però il giudice dell'Aquila non mi voleva dare, diciamo, la semilibertà, perché si pensava che io una volta che uscivo mi buttavo latitante. Quindi io una volta che sono uscito e dopo sono rientrato la prima volta, cioè
è finita quel senso di pericolosità che io mi potevo dare latitante, e io da quel momento ho preso diverse licenze, tanto che a maggio dello stesso 1981 mi hanno dato la semilibertà. Semilibertà che io spesso scendevo a Palermo, ero sempre, quando scendevo io andavo sempre da Rosario Riccobono, perché era... E dove era detenuto lei in questo periodo? A Teramo. Teramo. Sì, allora, se risponde, io ho fatto la domanda se lei tornò a parlarne del dottore Contrada con qualcuno. Sì, io non mi ricordo, se, ma certamente non è stata la prima volta quando io ho uscito a Palermo, va bene, sarà stata la seconda volta, la terza volta che io già avevo, diciamo, qualche macchina, e il problema era nato se a me mi fermavano, e mi potevano portare in caserma, così parlando con il Rosario Riccobono, lui mi dice, senti, dice, se ti portano in questura non ti preoccupare, dice che c'è il dottor Contrada. Io mi meraviglio perché mi ricordavo, diciamo, che questo dottor Contrada, che doveva essere un obiettivo da eliminare, perché ci dico, ma è ancora qua? Dice, sì, ma non ti preoccupare, dice, questo, dice, è cosa nostra, dice, è una persona che si mette a disposizione, dice, se tu, chissà, qualche volta ti fermano, tu, dice, vai in questura, chiedi subito di lui, va bene. Quindi dopo pian piano, diciamo, abbiamo approfondito di più, ma così, diciamo, un discorso senza interesse, non è che mi interessava tanto, però lui, per farmi capire che effettivamente, diciamo, il dottor Contrada era una persona, diciamo, amica, lui mi racconta che mentre stava tra la via, diciamo, Don Orione, tra questa via, non lo so, la continuazione di questa via Guido Giunghi e la via Ammiraglio Rizzo, lui per tre volte, diciamo, grazie al dottore Contrada, diciamo, si è sottratto, diciamo, alla cattura, perché, diciamo, veniva avvisato da una persona, e lui mi dice che un giorno lo convoca da una persona, perché voleva sapere chi ci dava, diciamo, questa battuta, anche perché il Riccobono sospetta che è un mafioso di quella zona, quindi vuol sapere, dice, ma è il tizio? E lui mi dice che il dottor Contrada ci dice, no, guardi, io non ti posso dire chi è che ci dà questa informazione, perché se te lo dico, dice, dopo 10 minuti, dice, tu l'ammazzi, dice, non è... Così, parlando, mi disse, chiedo, cioè, non è che questo contatto, diciamo, ce l'aveva lui, ma ce l'avevano altre persone, Scusi un attimo, perché per avere più chiaro il punto, quindi Riccobono prima le disse che lei si poteva rivolgere a Contrada se veniva fermato, perché Contrada era a disposizione di Riccobono, giusto? Poi in un altro colloquio torna sull'argomento, se ho capito bene, Riccobono. Sì, signore, ma siamo entrati in più di una volta, non è, insomma, che parlò e si finì, insomma, perché c'erano il problema che ci potevano fermare con le macchine, ci potevano essere problemi, perché io subito uscendo mi metto a fare il traffico di droga, quindi, ma in 2 o 3 occasioni Riccobono, parlando di questo dottor Contrada, insomma, me ne parla in una maniera. E le raccontò che in relazione ad alcune, a qualche operazione di polizia per la cattura di Riccobono, perché Riccobono era latitante in quel periodo. Ma Riccobono è stato sempre, insomma, latitante. Lui dopo il 73-74 ci arrivò un mandato di cattura, diciamo, di un'associazione, quella che eravamo stati assieme, insomma, verso il 68-67, e quindi lui era sempre latitante. E che quindi nel periodo in precedenza, insomma, era stato avvertito dal dottore Contrada di questa operazione di polizia. Sì, signore, perché lui era latitante, no? Esatto. E allora Riccobono lo aveva convocato, cioè lei questo ha detto, lo aveva convocato per chiedergli praticamente la fonte, chi al dottore Contrada aveva dato come notizia, sì, l'ubicazione di Riccobono, giusto? Sì, signore, perché il Riccobono aveva il sospetto che era una persona, diciamo, che a me mi fece il nome, lui pensava che era un certo Nino Pipitone,
che abitava in via Ammiraglio Rizzo, però mi disse, cioè, parlando di questo Pepitone, lui mi disse, dice, però dice, non me l'ha voluto dire, insomma, a tipo che lui pensava di quello, ma non aveva, insomma, la certezza, perché dice, quando ha visto, ha dato contatto, ci ha detto, dice, ma è il tizio che è? E lui ci ha detto, guarda, dice, non mi chiede di chi è che ci dà queste notizie, perché dice, è logico che dopo 10 minuti è una persona morta, e quindi dice, non è... Ho capito. Senta, ma per quanto nel frattempo lei, l'argomento cadde sul dottore Contrada, dico, il primo colloquio, anche perché nel frattempo il dottore Giuliano era stato ucciso, giusto? Il dottore, sì, Giuliano... signore, ecco, sì, perché i discorsi c'erano stati, insomma, cioè era che il dottore Giuliano, insomma, sempre affrontando quell'argomento, perché io a un certo punto ci dico, ma come mai, insomma, il dottore Contrada è ancora qua? A parte che lui mi dice, insomma, no, è a nostra disposizione, insomma, è a nostra disposizione. Lui mi dice, insomma, mi racconta che lui, cioè, non è che questi contatti in prima li ha avuto il Saro Riccobono. Cioè, lui era, già questi contatti li aveva avuto con Stefano Bontade, perché il Riccobono mi racconta che Stefano Bontade, siccome c'era il Giovanni Teresa, che era il sottocapo di Stefano Bontade ed era la persona di fiducia del conte Arturo Cassini, diciamo, in quella linea morbida che c'erano delle persone che non volevano per forza che si uccidevano per come era intenzionato il Rina, non lo so, insomma, il Stefano Bontade quale abboccamento ha avuto, ma comunque il Riccobono mi dice che tramite il conte Cassina e un'altra persona, dice, il Stefano Bontade, insomma, fu il primo, diciamo, ad avere questi contatti di, diciamo, amichevoli col dottore Contrada, che dopo, insomma, si sono rafforzati anche col Riccobono, e che a dire del Riccobono anche con altre persone come Inzirillo, come Totò Scaglione, come Michele Greco, insomma, e i favori, insomma, li avevano fatti anche Arlino, insomma, e da altre persone. Sì, scusi un attimo, andiamo un po' con ordine. Quindi, Riccobono le disse che l'iniziale contatto, l'iniziale rapporto tra uomini di Cosa Nostra e il uomini d'onore, quindi, e il dottore Contrada, non con ordine. Quindi, Riccobono le disse che l'iniziale contatto, l'iniziale rapporto tra uomini di Cosa Nostra e il uomini d'onore, quindi, e il dottore Contrada, non lo ebbe lui Riccobono, ma lo ebbe Stefano Bontade. Sì, signore. E lo ebbe Stefano Bontade anche per il tramite del conte Cassino. Sì, signore. Esatto. E le riferì in particolare Riccobono Rosario che si stava discutendo quando nacque questo rapporto tra Contrada e Bontade. Si stava discutendo all'interno di Cosa Nostra della soppressione del dottore Contrada, e le disse anche in che periodo se ne stava discutendo. Presidente, attendo che questo tipo di domande non vengano fatte, sono suggerimenti costanti, non mi è interessato fino a un certo momento, ora mi interessa. Guarda, questo io l'ho fatto fare, cerchi di non fare domande suggestive, pubblico maestro. Allora, se non mi pare che siano suggerimenti, vabbè, faccia una domanda pure semplice. Allora, la domanda è se Riccobono Rosario le disse che si discusse della soppressione del dottore Contrada nel periodo in cui lei era detenuto, evidentemente non prima del suo arresto. No, il dottore Contrada, la decisione di essere ucciso è mentre io sono fuori, cioè non la decisione, cioè non, l'orientamento, non si sapeva se queste persone dovevano essere uccise oppure no. Quindi io, fino a quando che io e Michalizzi Salvatore andiamo a controllare, diciamo, quello che aveva riportato il Graziano Angelo con il Galatolo, e siamo intorno al 75, fine 75, principio 76, perché a me dopo, a maggio, mi arrestano. Quindi questa prospettiva ipotizzata di uccidere al dottor Contrada c'è, però io ora non mi posso ricordare, insomma, se quando, va bene,
No. Io mi ricordo perfettamente che noi siamo fine del 75, io vado a controllare, diciamo... Sì, questo è chiaro. No, io non le chiedevo se ricollocare esattamente nel tempo. Le chiedevo se Riccoboni in qualche modo, anche senza riferimenti temporali precisi, se Riccoboni in qualche modo le raccontò la dinamica tramite la quale nacquero questi rapporti. Cioè, nel momento in cui le disse che l'iniziale rapporto di Contrada con Uomini d'Onore fu con Bontate, se le disse come Bontate comunicò all'interno di Cosa Nostra di questo suo rapporto. Ma guardi, quando ci sono, cioè, mi è difficile e mi è semplice spiegarlo, cioè quando ci sono queste persone, diciamo, importanti, sì, diciamo che sono a disposizione di un uomo d'onore a livello di Stefano Bontate o di Sarro Riccobono o di Michele Greco, cioè non è che il favore lo possono fare soltanto a quella persona, cioè tra loro pezzi grossi si avvisano, perché logicamente... Forse, scusi se la interrompo, no, forse sono stato io a non essere chiaro nella domanda, comunque posso anche rinunciare, poi l'argomento che sta affrontando lei poi ci arriviamo dopo per seguire un certo ordine. E torniamo un attimo ancora al rapporto Contrada Bontate tramite il conte Cassina. Bontate riferì all'interno di Cosa Nostra che tipo di rapporti lui aveva col conte Cassina? Sì, no, questo era insomma... Sì, io l'ho interrotto poco fa, se può entrare nello specifico. Sì, cioè che il dottore Cassina, il conte Cassina con il dottore Contrada, cioè erano specie di massoneria, insomma, che erano scritti in una loggia là a Monreale, non lo so come si chiamano, insomma, quelli che fanno ogni anno, insomma, la festa, insomma, che per noi sono delle persone... Non si riferisce lei a massoneria, si riferisce ad un'altra cosa, probabilmente. No, lo stava chiarendo. Oh, sì, sì, vabbè, prego. No. Cioè, il dottor Contrada, cioè, aveva questo rapporto con il conte Arturo Cassine, perché, diciamo, praticavano, non, io non lo so nominare, insomma, è una loggia, una specie di consacrazione che c'è a Monreale. Non lo so come viene, insomma, sì, sopra. Ma io le chiedevo un'altra cosa, le chiedevo non il rapporto tra il dottore Contrada e il conte Cassine, i rapporti tra il conte Cassine e Stefano Bontate. Sì, Stefano Bontate con il conte Cassina sono entrati in contatto dopo che ci seguissero il figlio al conte Cassina, e questi sono degli imprenditori importanti di Palermo, hanno paura se ci può succedere qualche altra cosa, quindi cercano protezione. Va bene. La protezione avviene perché il conte Cassina c'è il villino, diciamo, nella zona di Stefano Bontate, cioè prima di Villa Grazia. Fa entrare, diciamo, nella Cassina come uomo suo di fiducia a questo Mimmo Terese, Upacciune, no? Insomma, chi diciamo. E quindi, insomma, era per avere una certa protezione. Protezione che io trovo ancora nel 1981, scusi se mi dilago, insomma, che il figlio del conte Cassina c'ha un ufficio verso Cardillo e dove c'è un certo... Enzuccio Sutera, un uomo d'onore della mia famiglia, della famiglia di Partanna Mondello, che a titolo di favore, va bene, se l'aveva messo, diciamo, in carico nella sua ditta, cioè erano questi favori purtroppo che facevano ai mafiosi, cioè per dare una copertura, e io vedevo che dal figlio del conte Cassia, insomma, spesso ci andava il Totucciolo Piccolo, il Sarro Riccobono, il Lino Spatolo, insomma, un certo Graziano, e più sapevo tassativamente che era molto bravo perché, insomma, aveva assunto, diciamo, a questo Enzuccio Sutera, va bene, pur non lavorando, era messo in regola come copertura, diciamo, chissà, che lo volevano mandare ai confini, lui poteva dire no, io lavoro, uguale è per Giovanni Terese, perché il Giovanni Terese non è che lavorava dal conte Cassina, ma era, diciamo, appariva che lavorava, insomma, se andavano a controllare le guardie lui lavorava, però non è che faceva niente. Vabbè. Senta, questo per quanto riguarda ciò che le disse Riccobono Rosario
nel periodo in cui lei era detenuto. Riccobono poi le riferì qualcosa di più attuale, cioè sempre riguardo dottora Contrada, qualche specifico episodio? Ma io non mi ricordo se mi ha detto altre cose, ma le cose che mi ha detto lui, questo, che il dottor Contrada era a disposizione, e, insomma, che era, aveva fatto dei favori quasi a tutte quelle persone, diciamo, latitanti o meno latitanti, sì, ma no, comunque... La domanda era se Riccobono Rosario le riferisce... Ah, sì, sì. Nel Natale dell'81, mentre con Riccobono facevamo dei conti di traffici che avevamo, che di soldi che erano entrati, diciamo, dell'estorsione, perché io non è che ero sempre a Palermo, mi trovo per farmi il Natale e facciamo i conti, e sarò Riccobono in questi conti che fa, insomma, toglie 15 milioni, perché dice che questi 15 milioni erano serviti a una... per farci, diciamo, un regalo al dottor Contrada, che si doveva comprare una macchina, un'Alfa, a una donna che aveva il dottore Contrada. Nelle primissime volte che io vado, diciamo, a Palermo, io mi vedo con un cugino mio, con un certo Gaetano Siracusa. Questo Gaetano Siracusa era un costruttore che aveva costruito, diciamo, in via Ammiraglio Cagni, e nel periodo 74-75, fine dei 75, io e Michalizzi Salvatore, diciamo, siamo consoci in questo palazzo della via Ammiraglio Cagni 23. Nel 75, dopo, a noi ci succede quel processo che abbiamo ucciso l'agente Cappiello, quindi siamo latitanti, cioè non è che possiamo stare tranquilli là a Pallavicino, anche se ci muovevamo, però non ci piaceva, insomma, andare ogni sabato a fare i pagamenti, insomma, in questo trambicato. Cioè noi, dopo che siamo entrati, diciamo, latitanti per l'omicidio Cappello, con mio cugino abbiamo chiuso i conti, ci abbiamo fatto dare i soldi che noi avevamo usciti, però calcolando che lui ci doveva dare un appartamento a me e un appartamento, diciamo, al Michalizzi quando erano terminati, e il discorso si chiude. Quindi io nell'81, dopo i funerali di mia moglie, mi viene sua a trovare sua madre, di mia mamma, questo cugino mio mi viene a trovare, perché, insomma, mia mamma era la zia, insomma, e quindi viene con la scusa, diciamo, di questo funerale, in cui mi chiama tutto preoccupato, mi dice: sai, dice Castro, io ho ricevuto delle telefonate, io qua a Pallavicino non posso venire più, io dovevo costruire, dice, qua davanti, cioè verso la via Ammiraglio Cagni più avanti, dice, già avevo fatto, dice, il progetto, dice, pensa, dice, che il progetto, dice, l'ho dato e nemmeno mi hanno dato i soldi, quelli che ho speso per fare il progetto. Dice: ma scusi, ma perché? Dice: ma non lo so, io solo sono preoccupato di queste telefonate, dice, che ho ricevuto, dicendomi che appena metto piede a Pallavicino verrò ucciso. Dice: va bene, Tanino, ora vedo che di parlare con qualcuno. Quindi io non mi ricordo se in quell'occasione o nell'occasione che dopo io ho sceso a Palermo, siccome mi interessava perché era mio cugino, io parlo con Riccobono, dice: sano, ma questo discorso che a mio cugino ci arrivano telefonate, che di non venire più qua a Pallavicino, qual è? Dice: è un quinotaccio, dice il tuo cugino. Dice: e non l'hanno ammazzato, dice, solo ed esclusivamente perché è tuo cugino. Dice: perché se non sarebbe stato tuo cugino, l'avremmo ucciso. Dice: ma perché? Dice: ah, Cirizzo, dice, ho dottor Contrada. Dice che i mafiosi che ci sono a Pallavicino sono dei vampiri, ci sono un sangue. Quindi il Riccobono mi dice che questa notizia ce la dà il dottor Contrada, così amichevolmente. Ma ora io mi informo e vediamo di che si tratta.
parlo con mio cugino e ci si sente, Danilo, innanzi tu, a ringraziare a Dio che tu non ne, perché tu hai parlato con qualcuno e in cui hai detto che i mafiosi di Pallavicino sono vampiri, ti sono usando, dice no, io dopo da questo mio cugino ci parlo di nuovo perché ho parlato con il professor Rosicco Bono di nuovo e ci ho detto ma mio cugino che in qualche modo diceva non ci ha parlato mai, insomma, con il dottor Contante, dice no, gli si dice invece che ci parlò o tribunale. Infatti io dopo io rivedo a mio cugino perché ci devo dare una risposta anche per farlo stare tranquillo e ci sono Tanino, guardi che a te ti hanno visto, cioè sanno con precisione, non lo so come, che tu ci richiedi al dottor Contrada, dice no, dice Gaspari, che può darsi, dice che effettivamente io ci parlavo per qualche cosa lecita e qualcuno dice ha immaginato questo. Quindi io ho capito di quella ammissione che mio cugino mi fa, che prima me lo nega, dopo continua a negarlo, però che dopo mi, che mi ammette, dice ma può darsi qualcuno, insomma, avrà capito, insomma, avrà intuito male. Io capisco, mi rendo conto che effettivamente, insomma, il discorso magari c'era stato, non so a che livello, e ci dico a mio cugino, comunque tu non ne costruiti più a Pallavicino, ci faccio recuperare, non so, 3 milioni o 3 milioni e mezzo del progetto che aveva fatto, che i Carabella nemmeno ci avevano dato, e quindi, insomma, dopo non so più niente, insomma. Quindi, da quello che le disse Rico Bono, mentre Siracusa aveva fatto una specie di denuncia al dottore Contrada di queste telefonate. No, lui non è che fece denuncia, lui non lo so, io cioè, non è che ho approfondito questo, ma non si trattava di denuncia perché la denuncia è una cosa pubblica e quindi uno può vedere, può leggere, insomma, cioè, non lo so se è stato uno sfogo, se è stato una confidenza che ci ha voluto fare su Siracusa Gaetano, io non lo so, insomma, ma non era certamente denuncia, non è, a che livello o lo scopo qual era, insomma, io non lo so, però non era certamente una denuncia perché... Ho capito. Senta, torniamo un attimo alla latitanza di Rosario Riccobono. Le diceva che Riccobono Rosario è stato latitante per lungo tempo. Lei, nel periodo in cui lei non si trovava detenuto, frequentava continuamente il Riccobono, giusto? Io con Riccobono ero l'unico membro della famiglia di Pastrana Mondello che abitavamo, diciamo, con le mogli e con i bambini assieme, sia a Palermo, sia a Cini, sia a Passo di Rigo, insomma, sia a Della Grazia, insomma. Noi c'era un rapporto così, insomma... Riccobono di fratelli da padre e figlio, cioè non è che c'era un rapporto semplicemente di amicizia, c'era un rapporto insomma molto stretto, insomma. Sì. E Riccobono questa latitanza la trascorreva in un luogo fisso, cioè sempre nello stesso luogo, oppure si andava spostando, non lo so. Guardi, io la latitanza che mi ricordo io tra il 73 e il 76, perché siamo noi latitanti in quel periodo, perché io sono pure subito latitante, noi ci spostiamo continuamente, abbiamo che diversi appartamenti, diciamo, a Palermo oppure nel circondario di, insomma, di Palermo, ma e ci spostavamo, a volte andavamo verso Villa Grazia, a volte verso Villa Grazia di Carini, che c'era un bel villino di un americano che ci veniva soltanto a tempo d'estate, a volte c'erano anche un appartamento, diciamo, a Passo di Rigono, a volte si stava, diciamo, in via Ammiraglio Rizzo, insomma, che là vicino il Riccobono aveva degli appartamenti che ci metteva a disposizione l'Angelo Graziano, insomma, ci spostavamo, insomma, continuamente, insomma, in quel periodo. Invece nell'81, quando l'ho visto io, lui era tranquillo, pacifico, in quei paraggi là, diciamo, a Mondello, insomma, aveva il villino a Mondello, un altro villino da Santa Canale, diciamo, tra Partanna, diciamo, e Pallavicino, e un altro villinetto che aveva, diciamo, a Baccariello, diciamo, a Spettacavallo sulla destra, che io l'ho indicato, insomma,
Italia da molto tempo. Era sempre latitante, dico. Sempre latitante, sì, lo era. Quindi aveva questi 3-4 villini che erano tutti fuori Palermo, appartamenti in città, quindi non aveva ricobono, dico non di proprietà, dico quantomeno di cui aveva la disponibilità, cioè, nel periodo, sì, lui, ecco, lui in quel periodo che io sono fuori, insomma, nella fine del 75, principio del 76, lui già un appartamento di sua proprietà, non mi ricordo se terzo piano o quarto piano, una prosecuzione di questa via Guido Jung, dopo il Graziano Angelo stava facendo dei grossi palazzi, dopo ne so che lui tra la via Don Orione e la via Ammiraglio Rizzo c'è un attico, e infatti lui dice che un attico l'ha dovuto lasciare dopo che l'aveva arredato tutto, insomma ci costava un sacco di soldi, e fu probabilmente quando andò a chiedere chi gli dava queste notizie che Riccobono se la faceva in quella zona. Però noi siamo, insomma, tra il 77 e il 79 e l'80, perché io dopo, quando io esco nell'81, lui già è stabilito, anche perché il mandamento, cioè il suo mandamento si rimpicciolisce, quindi quella zona, diciamo, della via Montalbo, dell'Acqua Santa, non è più sotto le sue indipendenze, ma è sotto la dipendenza di Ciccio Madonia, e quindi lui è in quella zona sua. E queste, per cercare di capire meglio, queste occasioni in cui il dottor Contrada avrebbe avvertito, almeno secondo quello che le avrebbe detto Riccobono, avrebbe avvertito il Riccobono delle operazioni per catturarlo, si collocano nel tempo, sì, nel periodo in cui lei era detenuto? Sì, signore. Sì, signore. Vabbè. In questo periodo, per quanto lei le risulti, cioè nel periodo, non nel periodo in cui era detenuto, nel periodo in cui Riccobono era latitante e lei era fuori dal carcere, libero, latitante, poco importa, quando quindi lei frequentava Riccobono e quindi può essere testimone diretto, se vogliamo, delle abitudini di Riccobono. Riccobono frequentava locali pubblici? Ma di locali pubblici, il Riccobono non era uno che ci faceva andare nei locali pubblici. Io più volte, diciamo, l'ho accompagnato, diciamo, al ristorante Al Simpatia, più volte, cioè per siamo, ordinare quello a Mondello, questo a Mondello, sì, quello di Mondello, più volte noi che siamo stati alla fattoria da Settimo a mangiare, insomma, anche quello vicino allo stadio, quella fattoria dove? No, quella di vicino allo stadio, quello sotto Monreale, da Settimo. Settimo a chi? Settimo. Cognome, noi, il cognome di noi lo chiamavamo Settimo, sono i proprietari, insomma, delle che sono, mi sembra, tre fratelli, sì, se non vado errato, quello più Cicciottello, che era molto vicino, diciamo, a Salvatore Inserillo. Noi spesso ci trovavamo a mangiare più persone, insomma, diverse volte qualche matrimonio si faceva anche alla fattoria. Ma questo nel periodo in cui era latitante Riccobono? Ma latitante è stato sempre latitante. Sì. Ho capito. Quindi questi ristoranti lei sa, da lui, sì, che lui ogni cioè, tanto... Cioè non è che era uno che ovviamente tutti i giorni andava, sì, al ristorante, ma se ci poteva andare, noi, insomma, che non ci andava lì non si muoveva. Il Riccobono era una persona normalista, ma camminava tutti i giorni con la macchina, si spostava da un punto all'altro, si faceva i suoi affari, non sempre, era... come, sempre latitante. Sempre latitante. Senta, lei diceva che, se ho capito bene, che aveva un villino a Sferracavallo, un certo, sì, a Baccarello, io l'ho indicato, cioè a Sferracavallo, volendo andare, diciamo, verso Partanna Mondello, però a Mare Prove, esatto, qua c'è una piccola zona che ci diciamo noi a Baccaria, non so dopo che se si chiama così. Lui nella penultima strada aveva, diciamo, un villino che si è costruito, più aveva una roulotte dove noi ci andavamo, insomma, nel giardino, perché sulla sinistra c'è il mare con un po' di scogli, c'è la strada, un piccolo marciapiede, e dopo c'era questo villino dove sono state arrestate, diciamo, anche qualche latitante, un certo Bruno, insomma, un uomo d'onore della famiglia, diciamo, di Spatola,
di Sperdacavallo, di Tommaso Natale, in quel tempo era anche là tranquillo, la detanza, insomma. E lei sa se Riccobono ha mai frequentato il ristorante Il Delfino di Sperdacavallo? Guardi, io questo non lo so, io le posso dire questo, che il ristorante del Delfino, io so che è una persona, diciamo, che si ci può parlare, che io il proprietario. Sì, signore, che io completamente con un certo Totucciolo Piccolo, completamente prima di arrestarmi nel 76, ci abbiamo fatto un favore a un certo Megna, che aveva, diciamo, un deposito di bibiti, aranciati, cose, e questo dice: ma perché non andate a parlare col proprietario, dice, del Delfino, insomma, e noi che abbiamo parlato e lui che si è messo a disposizione. Dopo io so, sempre nell'81, in un discorso che ho con Riccobono per altri discorsi, diciamo, di un omicidio di un certo Di Bona, il maresciallo degli agenti di custodia, che Salvatore Lo Piccolo se lo va a prendere a questo Di Bona, ci dà l'appuntamento dentro il Delfino, quindi non ha preoccupazione se questa persona viene interrogato e dire sì, il maresciallo andò via con Lo Piccolo, però se Lo Piccolo non ci andava, se non ci andava io non lo so. Lo Piccolo, non so se già l'ha detto, comunque Lo Piccolo era uomo d'onore di quale famiglia? Era uomo d'onore della famiglia di Tommaso Natale, era sottocapo di Lino Spatolo, era anche lui, insomma, in quel periodo latitante, però ancora questo è latitante. Senta, lei... Sperdacavallo fa parte del mandamento di Partanna Mondello? Sì, signore. Parlando ancora di ipotesi, casi di latitanti, lei ha conosciuto Tommaso Buscetta, l'ha incontrato a Palermo? Guardi, io l'ho conosciuto a Buscetta nel 1976, quando mi hanno arrestato, anche se io ne avevo sentito parlare, perché nel periodo in cui io sono a Barcellona ed esco nel 73, io salgo e scendo che da Palermo, perché ho interrogatori, processine, perché ho una filastrocchia di processi, però non sono ancora combinato, e quando ci sono tutti quelli quei famosi dei 114, va bene, quell'associazione, e io già sento dire che Buscetta è all'infermeria, però io non l'avevo visto mai. Io conosco a Buscetta fisicamente nel 1976, dopo il mio arresto, dopo 8-10 giorni che sono stato io, diciamo, alla nona sezione, il dottor Babbaccia che mi fa, diciamo, un ripeto che io stavo male, insomma, e passo all'infermeria. Io con Buscetta, fin quando Buscetta parte, siamo intorno alla fine del 77, 78, insomma, che dopo è partito, noi stiamo sempre assieme. Abbiamo un rapporto, diciamo, amichevole, tanto che io alla moglie la ospito per un certo periodo, diciamo, a casa mia, e dopo la faccio andare all'Hotel Palace. Il giorno prima che succedono a Palermo al mercato i due omicidi dei fratelli Ganci, che questi erano implicati nel discorso della Mandalà, del sequestro della Mandalà, il Riccobono mi viene a fare un colloquio dentro il carcere, sempre la detanza, sì, in matricola, perché io avevo avuto dei disguidi con qualche uomo d'onore, diciamo, dentro all'infermeria, quindi lui viene e dice: ma che cosa fa? Come si presenta il Riccobono? Come si presenta? Qualche nome fasullo? Sì, logico, no. Io che mi ricordo con Riccobono e con il Megalizzi, una volta ci hanno fermato in una parallella della via Regione Siciliana, va bene, che era una strada, diciamo, secondaria, c'era una pattuglia dei carabinieri, quindi sospetti, ci hanno chiamato i documenti, però dopo un quarto d'ora che ne siamo andati, cioè non... perché avevamo i documenti, insomma, puliti, diciamo, anche se chiamavano, non erano fasulle, erano originali doppioni, insomma,
di persone effettivamente esistente, però dico buono, ma cioè, e quindi in quell'occasione io mi ricordo che il Riccobono si apparta un pochettino con Buscetta, perché abbiamo fatto il colloquio dove ci sono, diciamo, c'erano tutti gli scaffali, che c'erano i registri, insomma, del carcere, insomma, era non alla matricola dove c'erano quelli che scrivevano, c'era una porticina che si andava in questi uffici che c'erano tutti questi catasti di libri. E dopo, quando Riccobono che se ne va, io mi informo con Buscetta e ci disse: ma capiavoli, chiacchierare, perché io pensavo che era qualche cosa che mi interessava a me. Dico: no, c'era il discorso, dice, che mi ha detto che appena esce Buscetta, dice, appena esco io, mentre a fare, dice, a guerra, dice, chi perdane, non so qual era lo spunto che lui c'era venuto a dire. Quindi, insomma, c'erano dei buoni rapporti, però io a Buscetta, quando sono uscito, non l'ho visto mai, insomma, non ho avuto nessun contatto con Buscetta. Quindi non l'ha visto mai a Palermo, dopo che lei è uscita? No, però so che da Michele Michalizzi, che lui, il Michele Michalizzi mi dice, così, insomma, che Buscetta era partito da pochissimo tempo da Palermo, che era stato latitante. Ma va detto, dice, sai, Buscetta mi disse che molto presto ritornerà, dice, già c'erano tanti, ma va detto, dice, sai, Buscetta mi disse che molto presto ritornerà, dice, già c'erano, diciamo, quei discorsi, perché già siamo in quel periodo in cui c'è in giro che Buscetta, se viene preso, deve essere eliminato, quindi Buscetta arriva che se ne va, insomma, cioè, e dopo che già viene ucciso, diciamo, il Montate Stefano e il Totucin Cirillo. Ma lei lo sa se in quel periodo si incontrò con Rosario Riccobono, con altri uomini? Sì, ma io so che ci hanno regalato anche soldi, però non so niente di preciso, nella cifra né quanto ci hanno dato, insomma. Però a chi l'hanno regalato? A Buscetta, questo signore? Da parte di chi? Da Riccobono, da Michalizzi Salvatore, da tutta la famiglia, ci hanno dato un po' di soldi come regalo, insomma, questo me lo dice. Come regalo? Per che cosa? Perché lui se ne stava andando all'estero, insomma, e quindi una persona, insomma, che parte, insomma, deve... Questo glielo disse? Michele Michalizzi. E con un sorriso mi fa, sì, però già era quel periodo in cui già si sapeva che se Buscetta tornava, senz'altro veniva eliminato. Il Michalizzi Michele mi dice, dice prima me, dice, ma carezzo, dice, ci vediamo molto presto. Bene. Senta, lei ha commesso una rapina assieme, in concorso con Salvatore Cangemi? Sì signori, io Cangemi, un certo Vittorio Mangolo, un certo Salvatore Michalizzi. Però non è che fu, diciamo, cioè fu una rapina, ma lo scopo non era probabilmente di quella di rapinare, era più che altro una dimostrazione che si doveva dare a un grosso magazzino che non pagava, diciamo, il pizzo, e quindi si era deciso che invece di metterci a bomba oppure incendiarlo, vabbè, a che ci andiamo, ci carichiamo un furgone di salame, prosciutto, insomma, e in questa occasione che il furgone se lo porta, diciamo, il Salvatore Cangemi, prima di arrivare, diciamo, dove lui aveva lo stallone, viene arrestato. E siamo nel 76, insomma. Senta, il primo verbale di interrogatorio in cui lei ha parlato, dottore Contrada, della Procura di Palermo, è del 23 ottobre 1992. Lei ne aveva già parlato, dottore Contrada, in precedenza con altri? E con chi? Nel caso positivo. Guardi, io devo fare, cioè io prima rispondo subito su questa domanda ben precisa. Io ne avevo parlato prima di verbalizzarlo con il giudice Borsellino, io però non sono certo, va bene, però io prima del giudice Borsellino avevo parlato con il giudice Falcone. Io, siccome non sono certo, perché col giudice Falcone io mi ricordo perfettamente che ci ho parlato, diciamo,
del giudice signorino, però non sono certo se io ho parlato anche del dottore Contrato o di... Le chiedo scusa, si tratta di fatti che rientrano in attività integrative di indagini che ancora non hanno trovato ingresso e c'è una questione che la difesa non sa se riproporre in questa sede ancora una volta. Cioè, a mio parere, dovrebbe il Tribunale sciogliere una riserva sulla esigenza. Se il pubblico ministero sì, ma qua non è che possiamo impedire di fare delle domande al pubblico ministero. Sì, Presidente. Eventualmente se contestazione non le può fare, perché non fanno parte del fascicolo del pubblico ministero, appunto. Però non è che possiamo impedire di fare delle domande. Appunto, io le contestazioni voglio. Non le possono, non possono fare delle contestazioni, ma sono dei... Presidente, le contestazioni. Non possiamo impedire. Non so se ce ne saranno. Non possiamo impedire al pubblico ministero di fare delle domande. Noi abbiamo una situazione... Che noi non conosciamo niente, non sappiamo niente, noi siamo, però, dobbiamo conoscere quello che è accaduto. Presidente, le chiedo scusa, io sollecito il Tribunale a risolvere il problema sulle attività integrative di indagine, rispetto al quale la difesa ha formulato un'eccezione, perché questo finalmente potrebbe essere chiarificatore per tutti, perché si continuano a fare attività integrative di indagine, la difesa alla vigilia della partenza, giorno 6... esattamente ieri, ha avuto depositato degli atti, che non ha avuto il tempo neppure di esaminare e di studiare. Ora, Presidente, su questo problema ritengo che sia doveroso da parte della difesa intervenire. Io ho sostenuto e ribadisco che a mio parere vi sono due esigenze ben precise che nascono dalla constatazione di questa attività integrativa di indagine da parte del pubblico ministero. Queste esigenze sono collegate alla chiarezza, se è possibile da parte del pubblico ministero continuare o meno un processo parallelo, perché la Procura della Repubblica sta facendo un processo parallelo mentre il Tribunale svolge il suo lavoro e la difesa di questo ne ha conoscenza nel momento in cui il pubblico ministero decide di depositare gli atti o di farli addirittura la mattina del 6. Questa è la situazione. La difesa ritiene che l'articolo 403 del codice di procedura penale dica esattamente che le indagini del pubblico ministero possono essere svolte come attività integrativa per le richieste da formulare al tribunale e ritiene che questa dizione dell'articolo 430 costituisca uno sbarramento, nel senso che iniziato il dibattimento non si possono più svolgere attività integrative di indagine. E in questo senso suggerisce anche l'interpretazione dell'articolo 433 del codice di procedura penale. La giurisprudenza su questo punto, Presidente, è attestata su una decisione del Tribunale di Marsala. Presidente Spina, riportata sul Foro Italiano e sulla elaborazione dottrinaria del Chiavari. Io questo materiale lo metto a disposizione del Tribunale e chiedo che il Tribunale voglia pronunziarsi su questo, così come sollecitato nel corso dell'udienza che ha preceduto la presentazione. Se il pubblico ministero può intervenire rapidamente. Dico, al di là della questione giuridica in ordine all'articolo 430, sul quale mi sembra inutile ripetere quello che già ho detto, ma siccome la difesa lo ripete per la seconda volta, il pubblico ministero deve farlo per evitare che emerga solo la voce della difesa ancora una volta. L'articolo 430 non prevede in alcun modo, e la difesa cita un precedente giurisprudenziale a favore della tesi sostenuta dalla difesa, ce ne sono altri in senso contrario, comunque non prevede in alcun modo l'articolo 330 che ci sia uno sbarramento temporale dell'attività integrativa di indagine del pubblico ministero al momento della richiesta di rinvio a giudizio. L'unico limite che prevede l'articolo 430 è che tale attività sia fatta ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento. L'articolo 433 è altra cosa, l'articolo 433 disciplina semplicemente l'inserimento nel fascicolo del pubblico ministero degli atti, della documentazione che costituisce il risultato dell'attività integrativa di indagine, nel senso che solo quando sarà avanzata una richiesta da una delle parti al tribunale, il tribunale
accolga la richiesta, la documentazione dell'attività interrogativa di indagine sulla base della quale si è avanzata la richiesta verrà inserita nel fascicolo del pubblico ministero ai fini della contestazione. Ma voglio dire, la difesa che parla di processo parallelo della procura, la pretestuosità di questa opposizione da parte della difesa si evidenzia, e il Tribunale evidentemente non può percepirlo perché non conosce gli atti cui la difesa fa riferimento, dal fatto che in ordine alle circostanze di cui ora è riferito Mutolo non c'è alcuna attività integrativa di indagine che ha compiuto il pubblico ministero. Il pubblico ministero che ha fatto? Ai fini di consentire a se stesso, ma proprio per rispetto del principio di parità delle parti, per consentire anche alla difesa di preparare ancora meglio l'esame, il controesame di Mutolo, il pubblico ministero ha richiesto ai tribunali penali di Palermo che hanno già sentito, o corti d'assise anche di Palermo che hanno già sentito Mutolo a dibattimento, di trasmettere all'ufficio copia delle audizioni pubbliche e quindi già diverse note delle dichiarazioni rese da Mutolo nei dibattimenti. Ha chiesto inoltre alla Procura della Repubblica di Caltanissetta di trasmettere all'ufficio della Procura della Repubblica di Palermo anche lì tutti i verbali già depositati nell'ambito delle indagini sulle stragi di Capaci, di Via De Meglio, alcuni tronconi dei quali sono già pervenuti in udienza preliminare con richiesta di rinvio a giudizio, e limitatamente a quei verbali che non sono coperti da segreto investigativo e quindi anch'essi pubblici. Questo per consentire ad avere un quadro a tutti più completo per poter studiare l'udienza di oggi e per poter, in relazione all'udienza di oggi, impostare l'esame e il controesame. Il fatto che siano stati acquisiti dei verbali, che in particolare ritengo che la difesa si riferisca a quelli della Procura della Repubblica Caltanissetta, nei quali si fa riferimento a circostanze di cui oggi parla Mutolo, è assolutamente irrilevante rispetto all'attività integrativa di indagine, perché non è un'attività integrativa di indagine, non sono verbali nuovi, sono verbali che la Procura di Caltanissetta ha acquisito, non so, alcuni addirittura mesi fa, e che non, comunque, ed è questa la cosa secondo me rilevante, è che comunque non ripropongono nessun episodio nuovo, ulteriore o ulteriori elementi di accusa nei confronti del dottore Contrada, perché Mutolo in quei verbali ha fatto riferimento per esempio ai colloqui di cui faceva appena cenno Mutolo, i colloqui avuti con il dottore Borsellino, i colloqui avuti con il dottore Falcone, ma nessun episodio ulteriore, nuovo, diverso da quelli di cui Mutolo ha già riferito è contenuto in questi verbali. È vero, e forse non so se si riferisce a questo, la difesa che sulla base di questa acquisizione di verbali la Procura della Repubblica di Palermo ha avuto notizia di una circostanza, ha svolto un'attività integrativa di indagine che ha regolarmente depositato, ma che non attiene né a un interrogatorio di Mutolo né a cose che concernono direttamente l'esame di Mutolo, ma si riferisce all'audizione di altra persona. Questa, che è un'attività integrativa di indagine che svolge il pubblico ministero, la svolge ai fini di eventuali richieste da fare al tribunale, quali eventualmente l'esame di questo test, è una cosa che si valuterà in esito all'esame di Mutolo stesso, cioè se questo tipo di richiesta avrà un senso in relazione alle risposte di Mutolo alle domande del pubblico ministero. Nessun processo parallelo quindi svolge, né ha mai svolto la Procura della Repubblica di Palermo. La Procura della Repubblica di Palermo, il mio ufficio, chiede soltanto di poter rivolgere tutte le domande che ritiene al collaboratore di giustizia perché sia fatta piena luce e verità nell'interesse di tutti. Noi dobbiamo andare avanti, quindi noi ammetto la domanda. Va bene. E allora, abbiamo perso il filo, quindi ricominciamo da capo. La domanda è, lei aveva già parlato al dottore Contrada prima dell'interrogatorio del 23 ottobre 92 alla Procura della Repubblica di Palermo e con chi? Lei aveva già dato una risposta, se la ripeto. Io ricordo perfettamente che ne parlai con il giudice Paolo Borsellino, però non sono certo se io ne ho parlato anche col dottore Falcone, perché col dottore Falcone ho avuto un colloquio, cioè io avevo chiamato a lui, quindi io mi ricordo perfettamente che ci feci il nome di signorino, del giudice Signorini, però non mi ricordo se ci ho fatto o non ci ho fatto anche qualche altro nome, insomma, altre persone. Io non ho parlato il 23 ottobre del 92
Perché? Perché io ero... No, scusi, no, la domanda, se lei risponde il più possibile in modo secco alle mie domande, quindi la domanda era, se lei ne aveva parlato già d'altro, lei ha detto al dottore Borsellino che ne è certo, il dottore Borsellino fece solo il nome del dottore Contrada o anche di altri? Al dottore Borsellino? Borsellino. Io ho fatto il nome del giudice signorino, del dottore Contrada e qualche altro nome, ce l'ho detto pure. E in precedenza invece col dottore Falcone lei non ricorda... Io non mi ricordo, però del giudice signorino mi ricordo perfettamente, però io siccome ho parlato più di 20 minuti, non sono sicuro, però allora non essendo sicuro io non ho voluto dire mai se io avevo parlato anche col giudice Falcone o meno. Ma vuole spiegare come nasce questo colloquio col giudice Falcone? Cioè, fu sì, lei... Io a un certo punto, dopo una riflessione, decido di collaborare, insomma, con la giustizia. Quando questo? Siamo nell'agosto, settembre del 91, dopo che mi arrestano a me, io sono a Spoleto, comunque io incomincio per tanti fattori, insomma mi viene a me in mente di collaborare, anche perché noto, diciamo, con insistenza questa volontà che c'è del ministro Martelli a volere insomma fare a rinforzare la lotta alla mafia, che di un lato, di un altro lato tanti problemi che io avevo avuto in seno a Cosa Nostra, quindi è un momento di riflessione in cui io a un certo punto ho detto ora la faccia finita, quindi io mi decido di volere collaborare. Quindi io Vuole essere più preciso, anche se in modo sintetico, i problemi che lei ha avuto interno a Cosa Nostra, diceva, cioè può spiegare un po'? Guardi, i problemi di Cosa Nostra erano... I suoi problemi? Cioè, i miei personalmente, sì. Cioè erano quelli che mi avevano ucciso quasi a tutti gli amici miei, insomma, che c'erano della mia famiglia, più mi avevano sequestrati tutti i beni che io avevo, più... Mi avevano ucciso dopo che io ero... Chi che gliel'avevano sequestrato i beni? I mafiosi. Ah. I mafiosi. Non ne... Più, diciamo, io nel periodo del 89-90, diciamo, sono in Toscana, quindi ho un po' di uomini accanto, in cui siamo palermitani e catanesi, facciamo traffico di droga, qualche altra cosa... Sempre però i palermitani mi vogliono a me uccidere, tanto che io leggo, diciamo, una lettera che un certo Campanella scrive a un certo Condorelli, in cui ci spiega che doveva fare questi favori ai palermitani, cioè, e si parlava di attirarmi, che dovevano salire delle persone là a Gavarrano, insomma, finta che dovevano fare una mangiata e di eliminarmi. Io precedentemente avevo scampato a uno strangolamento, però io lo vedevo regolare questo, insomma, di alcuni palermitani a Firenze tramite un certo arco. Quando? Siamo subito dopo che esco, cioè lo strangolamento era preparato nella fine dell'89 e io mi salvo tramite un certo Arcoleo che mi aveva avvisato appena lui uscì che già c'era la trappola che avevano incaricata a lui di attirarmi a Firenze, che mi dovevano portare da un magazzino di macchine, da una rivendita di macchine, dai figli di un certo Cavallaro, che c'era anche un certo Nino, insomma un palermitano che è trapiantato, diciamo, a Firenze. C'erano dei palermitani tra cui certamente c'era Torri Grossa e Giovanni Carollo, altri non me li ha saputo specificare. Quindi dopo il Condorelli non mi vuole tradire, va bene, perché lui ha pure qualche cosa in cui teme con il contrappasso per Santa Paola, che lui aveva avuto dei discorsi, insomma, questo con Santa Paola a tempo di Perlito, e quindi a questo viene eliminato questo Condorelli. Quindi io tramite questo omicidio, che la polizia pensa che
che elimino io al condorello, perché siamo amici, siamo alloggiati, diciamo, nello stesso paesino, anche se dopo a me mi allontanano perché io ero stato arrestato per armi e per dollari falsi. Quindi mentono delle microspie, diciamo, in un appartamento di una donna, perché ci sono queste indagini di questo omicidio condorello, invece scoprono altri traffici. Quindi io, diciamo, in relazione a questo fatto vado in galera. Quindi io, è tutta una riflessione che io penso, insomma, un solo che me ne pure in Palermo, un solo che me ne fai su tutte cose, non solo che non ho sceso a Palermo per evitare, insomma, di mettere a sparare, insomma, un complesso di cose in cui io a un certo punto mi decido e faccio un telegramma al dottore Falcone del carcere di Spoleto. Questo ricorda grosso modo, quantomeno, in che periodo? Guardi, io ho la data precisa, perché siccome mia moglie mi viene a fare il colloquio in cui mi dice che avevano arrestato una certa Corradi con il marito per discorsi di droga, cioè, ed era dove avevano messo le microspie, che io, che sono stato il primo ad avere questa brutta esperienza di queste microspie. Quindi io capisco, già la cosa mi aveva balenata così e così, però io a quel momento io penso che c'è qualche cosa che non va, va bene. Io faccio il colloquio con mia moglie e faccio il telegramma. Quindi siamo tra il 20 e il 22, insomma, di ottobre del 1991. Sì. Passano un giorno o due giorni che io faccio il telegramma. Mi vengono i carabinieri a Spoleto e mi notificano un mandato di cattura a me e a mia moglie, che avevano arrestato a mia moglie. Cioè, l'avevano arrestato perché, mentre c'erano certamente altre indagini che si parlava di traffico di droga, e mia moglie era fuori perché serviva di allodola, perché magari io la mandavo da qualche persona e la polizia scopriva con chi parlava, con chi aveva, insomma, dei rapporti. Al momento che io faccio il... Ma lei si collaborava a sua moglie? No, ha detto poco fa, dica, non risponde. Dica. Cioè, io sono arrestato e mia moglie è fuori. Però, diciamo, ci sono queste microspie, quindi la polizia di Civitavecchia, con la procura, io non so, insomma, sa che io mando dei messaggi fuori attraverso mia moglie. Esatto. Le microspie dove erano? A casa mia, a Gavarrano. No, a casa mia, a casa di una chietta, Corradi Simone. Quindi tutte le volte che mia moglie fa il colloquio con me, io che ci mando a dire, dici a Simona, dici a Franco che là c'è la droga, che non si preoccupano, parlano col tizio e col Caio. Quindi anche se la polizia sa che questi sono, diciamo, dei trafficanti, delle persone che fanno, insomma, il traffico di droga, però a mia moglie non la toccano perché ci serve di allodola, perché io la mando da un certo Annunziata, che mi doveva dare soldi, i carabinieri arrestano a questa Annunziata. Io ci mando, dico a questa Simona, a Montalto ci sono altri 2,5 kg di droga, i carabinieri sono informati. Quindi al momento in cui, però, è che mia moglie tutte le volte viene a colloquio, mi dice, sai, arresterò Tizio, arresterò Caio. Cioè, quindi io decido e faccio un telegramma al dottor Falcone. Vabbè. La procura che cosa fa? Questo lo intuisco io, perché io appena faccio il telegramma, arrestano a mia moglie perché pensano, Mutolo avrà scoperto, insomma, il discorso non ci serve più l'addecaro, e quindi arrestano mia moglie. Passano quasi 40 giorni, perché dopo un giorno o due giorni che faccio io il telegramma, mi danno questo mandato di cattura assieme a mia moglie. Quindi io dico, vabbè, non è. Dopo 40 giorni, 35 giorni, 45 giorni, mi viene a interrogare il giudice di Spoleto per interrogatoria, in cui mi dice, insomma, che io ancora non sapevo che cosa erano queste microspie e queste conversazioni ambientali, perché non se ne erano parlate ancora, insomma, nel giornale.
Quindi io ci contesto al giudice, ma che dice? Lei insomma mi sta dicendo un sacco di fesserie, qual è? Ma è possibile che mia moglie parla per telefono? Insomma, non è possibile. Però quando dopo il giudice mi finisce di interrogare, io parlo con l'avvocato De Chirico e le dico, ma che cos'è questo fatto di queste telefonate? Dice, no, non sono telefonate, dice, sono intercettazioni ambientali, e mi spiega che erano le micospie. Allora io ci dico, perché io ormai a quel punto io sono in galera, c'è mio figlio anche in galera, mia moglie che era anche in galera, quindi io non ho più come mettermi in contatto con queste persone, ci chiedo all'avvocato, certo, e chirurgo, ci si sente, mi può fare una cortesia, ci ho detto così umanamente, dice, se io posso, dice, ci ho detto, guardi, io siccome conosco a un giudice, un certo Giovanni Falcone, che questo giudice ha e che lo conosco un sacco di tempo, se gentilmente ci può andare in via Arenula, perché io il telegramma l'avevo intestato in via Arenula, giudice Giovanni Falcone, insomma, Mutolo Gaspare, disse però, si deve dire che ho fatto questo telegramma quasi 40 giorni fa, 50 giorni fa, però non ho visto a nessuno. Se gentilmente, se ci può dire se ha interesse di venire o meno. Questo avvocato ci va, dopo può dire se ha interesse di venire o meno. Questo avvocato ci va, dopo 15-20 giorni viene, per altri motivi miei, insomma, di processo, e mi racconta che non aveva potuto parlare col giudice Falcone perché non ce l'hanno fatto vedere. Però il giudice Falcone, che lui lasciò alla segretaria il messaggio, nemmeno aveva arrivato in macchina e l'aveva chiamato. Quindi ci spiega, dice a me, dice Mutolo Castri, che mi ha detto che ha 40 giorni che ci ha fatto un telegramma, dice, e lo vorrebbe vedere. Lui ci dice, guardi, le dica che io telegramma non ho ricevuto. Dice, ma comunque, dice, se lui vuole parlare con me, che deve fare un atto formale, cioè si deve mettere a modello 13 in modo che rimane una traccia scritta. Quindi io in quel momento faccio questo modello 13, quindi non so se siamo alla fine di novembre o alla metà di novembre, insomma, calcolando che io penso erano 20 giorni, cioè una quarantina di giorni, quindi siamo l'ultimo di dicembre o i primi di dicembre. Comunque io il 16 dicembre io parlo col dottore Falcone. Il dottore Falcone mi viene a trovare a Spoleto, e anche se alla mattina c'erano stati avvocati in cui avevano chiamato a Tommaso Spataro ed altri diciamo detenuti, perché là c'erano tanti altri detenuti, quindi il dottor Falcone mi ha chiamato verso l'una e mezza, le due, insomma, dopo mangiare. Allora io ci ho detto tranquillamente, insomma, ci ho detto, guarda, io ho deciso, insomma, di collaborare perché la voglio fare finita, insomma, con queste mascalzone, insomma, io se mi trovo rovinato, insomma, ormai ho fatto da 2 mesi a che ci ripenso, ci ho detto, io ho deciso di collaborare perché, insomma, e ho cercato a lei perché io, intanto perché so che lei è una persona addentrata su argomenti di mafia. E dopo perché lei per me è una sicurezza, perché siccome lei è una persona che deve essere ucciso, quindi allora lui tutto assieme fa, dice, guarda, ma io dice, non ti posso interrogare, io dice, non faccio più parte, dice, dei giudici, a me mi crolla, diciamo, tutto il mondo addosso, perché già mi ero compromesso, diciamo, io non lo so, io ormai ero, diciamo, indirizzato a volere parlare con lui. Allora ci dico io, no, non ne parliamo più, insomma, argomento chiuso. Allora lui gentilmente mi spiega, no, dice, guardi, io non è, dice, che non mi interesso più, magari, dice, io siccome faccio un lavoro diverso, dice, però, dice, io ti faccio parlare con una persona, dice vai. E mi nomano un certo dottor Manganelli. Me lo ricordo questo dottor Manganelli dopo, perché era la persona che aveva fatto da pochissimo tempo quell'operazione che avevano arrestato a Salvatore Madonia. Infatti io ci dico, ma chi è questo Manganelli? Ci disse, no, io non voglio parlare con nessuno e per favore non si discute questa cosa. Dice, no, dice, ho una persona in gamba, dice, sai, dice, è quello che ha arrestato, dice, a Salvatore Madonia, dice,
pochi giorni fa, ci disse no, non ne voglio sapere niente, non ne... perché io ero terrorizzato che appena si sapeva la cosa a Palermo, insomma lo sapevano. Allora mi fa, dice, ti faccio parlare col dottore Di Gennaro. Appena lui mi nomina al dottore Di Gennaro, io mi ricordo chi è questo Di Gennaro, perché non è che avevo visto mai io al dottore Di Gennaro, sapevo che aveva svolto indagini per i miei traffici di droga, però io sapevo chi era, cioè che lui era una persona che mentre io ero al carcere di Palermo, che si faceva il massi processo, avevano deciso di ucciderlo, e quindi insomma una persona che quando la mafia decide di ucciderlo non è, dice che passano un anno, 8 mesi e il discorso cambia, è questione di tempo, ma il mandato c'è sempre. E dopo di quello che io ne avevo sentito dire, per come si apostrofava, che quando noi lo chiamavamo il soccornotone, perché che si sapeva che lui era uno che ci andava addosso alla mafia, ma che era uno insomma che aveva contribuito e che si interessava, diciamo, nella sicurezza di Buscetta, insomma, quindi per me è stata una sicurezza. Ho detto, guarda, io con questo Di Gennaro ci parlo, perché ti ho detto per me questo è anche una persona, insomma, che so che lo debbono uccidere, quindi non è che può essere colluso con certe persone. Quindi il discorso rimane così, che io però non è che ci dico con certezza sì, io mi metto a collaborare, cioè ci ho detto, ma lei niente può fare, non può vedere, lei, insomma, noi stiamo a parlare una mezz'oretta, le dico che io non voglio parlare con i giudici di Palermo, non perché io ho qualche cosa con i giudici di Palermo o perché io singolarmente ho qualche cosa con i giudici di Palermo, ma che io sono sicuro che il giudice Palermo, perché io lo so, di un dato di fatto, che come era il suo ufficio, era il tribunale di Palermo, era uno scolapasta, cioè io l'espressione che ho usato questa espressione prova, cioè, guardi che il tribunale di Palermo, quando si è messo a collaborare con noi lo sapevamo prima che uscivano i cose nei giornali, quindi io ho alla famiglia ancora insomma sparsa a Palermo, insomma, disse, guarda, non è... cioè era la paura che io avevo qualche titubanza, e quindi noi insomma abbiamo parlato, io mi ricordo perfettamente che io ti ho detto, ma dal suo ufficio, perché lei si fidava insomma di tutte, però c'era il dottore Signorino, insomma, tutto quello che succedeva lo mandava a dire, non so se io ho parlato, ma sicuramente avrò parlato ad altre persone, però io non mi ricordo, perché ero io in uno stato molto diciamo ansioso, disturbato, insomma, perché stavo passando da una cosa a un'altra, insomma, è difficile a spiegare. Comunque io in quel periodo, diciamo, ho il ricovero presso, diciamo, il centro clinico di Bologna, no, presso l'ospedale di Bologna, perché io precedentemente ero stato già, diciamo, a Pisa, perché io che soffrivo e soffro di ernia disco, ero stato operato, e quindi io avevo, diciamo, questa speranza che potevo andare all'ospedale di, insomma, di Bologna, però Bologna in un certo senso vuole ancora delle consultazioni mediche, insomma. Comunque io lo stesso giorno che il dottore Falcone mi viene a trovare, che è il 16 dicembre, io ho il ricovero presso l'ospedale, presso il centro clinico di Pisa. Quindi io vado a Pisa, io faccio quello che era che giusto fare, camminavo con i stampelli, insomma, accentuavo io quello che era la mia malattia, mi vedo con un certo Galatolo Vincenzo, lì dentro c'è anche Salvatore Greco, c'è Ciccio Madonia, ci sono diversi esponenti, diciamo, calabresi, insomma è un centro che dove tutti questi siciliani, camorristi e napoletani, insomma, vanno, e calabresi, vanno tutti al centro clinico di Pisa. Non lo so, a gennaio, non posso stabilire ora quando, insomma, il giorno preciso, di sera era buio, non so se erano le 6, le 7, le 6:30, mi viene a trovare il dottore Di Gennaro.
Quindi io non è che so però chi era il dottore Di Gennaro, mi chiamano in matricola, mi fanno entrare... Quindi lei era a Pisa? A Pisa? Sì, al centro chirurgico di Pisa. Mi fanno entrare in una stanza e vedo al dottore Di Gennaro. Io appena l'ho visto, l'ho conosciuto subito perché insomma l'avevo visto tante volte nel giornale, l'ho salutato, buonasera, buonasera. Lui mi dice, sai chi sono io? Sì, lei è il dottore Di Gennaro, io sono muto. E lui insomma mi fa, dice, io sono venuto per sapere se lei ha l'intenzione di collaborare. Dice, guardi, io ho l'intenzione di collaborare, però insomma, che grosso modo i parole erano queste. Però io ho il problema, è che io non voglio parlare con i giudici di Palermo, perché, ma non per cosa, perché io ho paura che prima che io parli, prima che io racconto quello che io ritengo utile per la lotta alla mafia, a me mi uccidono. Cioè, non è perché io ho qualche cosa che i giudici di Palermo, perché penso che come il tribunale di Palermo è quello di Napoli, è quello di Catania, è quello di Catania, però io ho la preoccupazione perché io i fatti di Palermo li so. Il dottore Di Gennaro mi dice, sente, dice, ma lei, dice, cioè, se deve parlare per i cose di Palermo, deve purtroppo parlare con i cose di, insomma, con i giudici di Palermo, dice, salvo che lei non ha cose da dire riguardante alla mafia, cose di altre regioni, dice, allora lei può essere interrogato anche di qualche altro giudice che non sia insomma all'Ermetano. Ho detto, guarda, io ho quasi 3 anni che abito in Toscana, quindi io posso parlare con i giudici insomma toscani. Io credevo, cioè nella mia ignoranza, che una volta che io parlavo con i giudici toscani, oltre a raccontare quello magari che riguardava la Toscana, potessi parlare anche di discorsi insomma che riguardassero Palermo. Ecco perché io dico sì, insomma, e ci espongo i discorsi. Io ci raccomando al dottore Di Gennaro questo, guardi dottore Di Gennaro, io che sono qua a me mi stanno facendo un sacco di esami, insomma, attraverso l'anale, mi toscavano la schiena con il trapano, tutti, insomma, cioè, per constatare la mia malattia. Ti ho detto, io fra pochi giorni, sarà questione di tempo, lei si ricorda, io sono l'ammalato più grave d'Italia. Io ho il ricovero al centro clinico all'ospedale di Bologna a Rizzuole, nella maniera più assoluta. Cioè, io in galera già ho visto al dottore Falcone, ora sto vedendo a lei, però io ho paura che qualcuno lo sa, perché io so anche in carcere le notizie entrando dei personaggi, si sa, o si vuole o non si vuole, insomma sfugge, perché quello ce lo racconta quello e la cosa è. Se io nella maniera più assoluta, mentre sono in galera, io non voglio vedere nessuno. Al momento in cui io dopo sono al centro clinico di Bologna, vuol dire che io mi metterò in contatto con lei oppure con qualche giudice della Toscana e parlerò con la Toscana. Io non so più niente, so soltanto che dopo un mese e mezzo, io ritorno di nuovo a Spoleto. Quindi siamo, non lo so, gennaio, febbraio, insomma qualche cosa del genere. E dopo succede l'omicidio, insomma, alla strage, diciamo, del giudice Falcone. E dopo giorni io vengo ricoverato all'ospedale dopo un po' di giorni, dopo la strage, mi sembra, del giudice Falcone, io vado a Bologna perché mi interroga un giudice di Livorno, non a Bologna, a Livorno, e io proprio ricordo che in un intervallo che il giudice fece ho visto, diciamo, al dottore Di Gennaro con il colonnello Di Petrillo e con il dottor Grattere, in cui mi dice il dottor Di Gennaro, senti, io, dice, non è che, dice, posso interrogare a lei, ma comunque, dice, ci sono, dice, queste due persone che, dice, baderanno, dice, per la sua sicurezza, in caso lei si deciderà, dice, a collaborare, quanto sarà, dice, queste persone lei si può affidare che appartengono, dice, alla DIA, dice, quindi, dice, va bene. Ma è stato un colloquio non più di 5 minuti, di 8 minuti, così, insomma, anche perché avevo paura dell'avvocato, perché c'era un altro avvocato, non sapevo se se n'era andato o meno, c'erano i carabinieri, insomma, della scorta, quindi avevo sempre il terrore
che si potesse sapere che prima che io iniziassi a collaborare, insomma, che usciva fuore questo nome di Mutolo. Infatti io rientro, diciamo, a Spoleto, un giorno mi chiama, viene l'ambulanza e vado, diciamo, alle... perché nel frattempo, diciamo, Bologna aveva chiesto il consulto di altre tre ortopediche e di un neurochirurgo se mi potevano operare o meno, quindi mi portano a Firenze in questo ospedale in cui mi fanno di nuovo la tachi e altre cose, insomma. Comunque io parlo con il giudice Vigna, mi sembra il 26 giugno, luglio, insomma qualche cosa, no giugno, il 26 giugno io parlo con il giudice Vigna, in cui ci racconto, insomma, diciamo, i traffici che ho fatto io in Toscana, diciamo, e la morte del Condorelli, insomma, quelle cose che avevo fatto io in quei tre anni, diciamo, sulla Toscana, e quello che le raccomando, che io volevo parlare, diciamo, con il giudice Borsellino, perché io vi ricordo, e lei lo può constatare, signor Presidente, insomma, che io nel 73, quando vengo arrestato, nel 76, il giudice Borsellino ha una serie di miei mandati di cattura, diciamo tutti imputazioni che io avevo accumulato a Napoli, insomma, e a Palermo, quindi io lo conoscevo, ma più che altro del giudice Borsellino io sapevo già nell'80, dopo la morte del capitano Basile, va bene, già si era discusso, cioè io in quel periodo sono in galera e mi ricordo mentre sono all'infermeria con Ciccio Madonia, con Bagarella, con Armando Monanno, con Puccio Vincenzo e con Cetto Giulio Di Carlo, mi dicono in questi giorni è stato qui in tumore, riferendosi a Borsellino. Quindi io nella mia, cioè quando io già mi sono deciso che di parlare col giudice Vigna e quindi io incomincio a collaborare, va bene, io ci vado preparato e ci dico, senti, io siccome conosco al giudice Borsellino, io potrei parlare, insomma, posso parlare, se possibile, con il giudice Borsellino. E ce lo faccio mettere per iscritto, perché lui mi dice, guarda, per cose che riguardano la Toscana, lei può parlare con me, insomma, e con noi. Però le cose che purtroppo riguardano Palermo, lei per forza maggiore deve parlare con il giudice di Palermo. Io leggo il giornale, mi ascolto la televisione, quindi avevo saputo che il giudice Borsellino da Trapani, Massale, era a Palermo, non so se era fisso oppure aggiunto, ma comunque che lui faceva o Trapani e Massala e Palermo oppure Palermo, cioè io so che lui è a Palermo. Lui lo mente per iscritto, ci ribadisco di nuovo che io desideravo per la mia sicurezza rimanere sotto l'indipendenza agli uomini del dottore Di Gennaro, ma per un motivo che di sicurezza, cioè per la mia vita, non per qualche altra cosa, ce lo faccio mettere per iscritto. Dopo 5 giorni mi viene a trovare a me il giudice Borsellino. Deve fare domande ora su questo? Sì. E allora, lei ha parlato del colloquio che ha avuto con il giudice Falcone, ma eravate lei e il dottore Falcone solo o erano presenti altri? No, no, il giudice Falcone era in compagnia, infatti ci fu, diciamo, un certo periodo che io nemmeno voglio parlare, cioè, perché guardo, diciamo, a questa persona che non so se è un poliziotto, se è un magistrato, insomma, che conosco, e il dottore Falcone mi dice, no, guarda, dice, qual è il tuo problema? Tanto, dice, è un amico mio, ecco che nasce la battuta, io ci dico così, anche nel suo ufficio erano tutti amici, però le notizie uscivano, quindi ricordo perfettamente che c'era un'altra persona. Che era venuta col dottore Falcone questa persona? Sì signore, sono venuti assieme al dottore Falcone e sono andati con il dottore Falcone, perché io mi ricordo che mentre noi stiamo parlando è arrivato il direttore col comandante del carcere e ci hanno chiesto i documenti. Era una sola persona, dico. Sì signore, il dottore Falcone e un'altra persona. Senta... cioè, almeno dentro con me, se ce ne sono altri nel corridoio non lo so. Senta, poi lei diceva che chiede di parlare, chiede di
di parlare col dottore Borsellino e quindi di proseguire la sua collaborazione con la Procura di Palermo, individuando come suo interlocutore il dottore Borsellino. E poi lei al dottore Borsellino fece il nome, l'ha già dichiarato prima, fece il nome del dottore Contrada, vuole riferire in che circostanza? Ecco, io quando incomincio, diciamo, che ho il primo colloquio con il giudice Pigne, ed è il 26 giugno, il primo luglio mi viene a trovare il giudice Borsellino. Io la prima cosa che ci raccomando, dico, dottor Borsellino, guardi, io non è cosa, ti ho detto, però io ho paura, cioè desidero parlare soltanto a lei, ci ho detto, perché io ho moglie, figli, ho un figlio in galera, insomma ho un bambino, quindi io ho paura se questi discorsi che io dico arrivano a Palermo, cioè a me mi succede peggio di mannoia, quindi io ecco perché io desidero parlare con una persona sola e preferibilmente con lei, insomma, perché io a lei ormai lo conosco, insomma ho tutta la fiducia. E dopo un 5 minuti arriva il 5-10 minuti arriva il dottore Aliguo. Quindi io mi ombro un pochettino e ci dibatto dinanzi al dottore Aliguo, ci ho detto, guarda dottore Aliguo, ma lei non si deve offendere, ma io avevo fatto scrivere al giudice Vigna che desideravo parlare soltanto col giudice che fosse, ma non per cosa, perché a me mi sembra male ripetere queste cose e dire queste cose, sembra che io ce l'ho con qualche persona, ma è per un motivo di sicurezza. Il dottore Aliguo molto elegantemente dice, no, muto, dice lei non si preoccupa, dice lei non si preoccupa che quello che dirà, quello che noi scriviamo, dice, cioè non è che lo diamo a qualcuno, dice che lo teniamo noi, quindi lei su questo punto, dice, salvo che non ci sono altri motivi, dice, ma su questo punto che può uscire qualche cosa fuori, dice, lei può stare tranquillo. No, io la preoccupazione è solo questa, che io non riesco a parlare, non riesco a finire di parlare e a me, insomma, mi tappano la bocca. Comunque io ho fatto dell'interrogazione e la sera, non lo so, dopo un po' di giorni il giudice Borsellino viene, mi portano in un'altra sede, insomma, non lo so perché qua a Roma è grande, insomma. E quindi io vedo al dottore Borsellino con un altro due giudici, con il giudice Natale e il giudice Laporte. Io a tipo che mi sento prendere in giro, quindi dice, guarda, dottor Borsellino, no, noi abbiamo concluso, noi, insomma ci ho detto, lei che se ne può andare, io me ne posso andare, io non ho più niente da dire. E dice, ma senta, Cassere, no, dottor Borsellino, io non intendo parlare. Salvo che lei non si prende la responsabilità, lei come giudice e come uomo, si disse però come uomo, perché lei si deve rendere conto che appena esce una virgola che io sto collaborando, lei avrà sulla coscienza i morti miei. Dice, mi fa, dice, vuole uscire per favore, dice un attimo, e mi fa uscire. Rimane, dice, il dottor Laporte, il dottor Natale e il dottore Borsellino, non lo so, io la mi prendo il caffè perché era una struttura, non so dove, però era una struttura, possono passare 20 minuti, 25 minuti, un quarto d'ora, io rientro e il dottore Borsellino mi dice queste specifiche parole, che mutano, siccome la decisione che dovevo prendere era di estrema importanza e di estrema delicatezza, dice, è capito, dice, quello che dirà lei, dice, per noi è di un'estrema delicatezza, quindi dice, io mi scuso se l'ho fatto uscire, dice, ora le posso dire che lei può parlare, che io mi prendo questa responsabilità, che seguirò io personalmente in questo processo, dice, tutti gli incartamenti. Quindi io faccio l'interrogazione, noi ci terminiamo. Sempre con gli altri due giudici? Pure. Sì signore, perché lui mi dice, non si preoccupa, da questo momento io ci posso dire, cioè ufficialmente dice che tutto quello che succede, se succede qualche cosa, dice, io sono responsabile, quindi lei può parlare. E io ci dico, quindi da questo momento innanzi, io
qualsiasi giudice lei mi manderà, io parlerò, non avrò nessuna remora, perché riterrò comunque a lei responsabile, almeno morale, se ne succede qualche cosa a me, quindi io ho fatto l'interrogazione. Nell'altra interrogazione, non mi ricordo se il 16, insomma, cioè l'ultimo, insomma... Quindi sono, questa è la terza, poi. Sì, signore. Primo luglio, poi ce n'è una e questa è la terza. Quanto ne ha fatto con Borsellino? Ma io credo che ne ho fatto tre, però un giorno, io ho fatto un giorno e mezzo di colloquio, perché la sera il dottore Borsellino andò via e io, insomma, ho continuato, insomma, a fare dei verbali, insomma. Quindi io, comunque io, l'ultima volta che ho visto il dottor Borsellino, cioè che dopo l'indomani l'ho visto di nuovo, però lui andò prima, io c'è un momentino libero, diciamo che noi eravamo in un ufficio dove c'era un piccolo portelletto, noi facciamo una specie di pausa, non lo so, erano le due e meno, insomma, prenderci una boccata d'aria, e io a un certo punto ti ho detto, dottor Borsellino, io intanto prima devo parlare sulla mafia, perché a me interessa concludere tutto il discorso della mafia. Dopo io dovrò parlare anche di giudici, di persone, delle istituzioni e poliziotte. Allora lui mi dice, ti ho detto, guarda, allora, io, lui mi dice? Lui, cioè, ha tipo che si scandalizza, ha tipo che dice, ma che dice Gaspare? Ti ho detto, guarda, io so, insomma, per certo, diciamo che il giudice signorino porta tutti i messaggi ed è a disposizione della mafia, c'è il dottor Contrada, ci disse che è a disposizione della mafia, ci sono altre persone che io man mano, insomma, le dirò, però ti ho detto, questo deve succedere dopo che io verbalizzerò tutto quello che concerne i fattori di mafia. Dice, lui mi fa, dice, no Gasperi, invece queste cose noi è bene che li scriviamo, no dottor Borsellino, io desidero questo, perché io ho l'impressione, ho un presentimento, cioè, che appena io parlo e mento a toccare personaggi, purtroppo, che verrà difficile, perché sono delle persone che hanno un'immagine, cioè diversa, insomma, oppure doppia, però che hanno, insomma, magari che troveranno molti sostenitori a dire, ma quale, quello è un galantuomo, ma come, quello è impossibile, cioè, ma magari tutte persone in buona fede, cioè non è... Quindi io avevo questa preoccupazione, ci disse, no, dottor Borsellino, io intanto cercherò di chiudere questi rapporti sull'organizzazione mafiosa il più presto possibile. Dopodiché io parlerò anche su altre cose che io so, su poliziotti, su magistrati, però lui, insomma, ha ricevuto questo discorso, l'indomani noi ci siamo visti di nuovo, lui stende fino a, non lo so, se erano le 4 o le 5, se ne andò prima, io rimango ancora a fare interrogazione col giudice Natale e col giudice Lo Forte. Lui era, mi sembra, di venerdì, mi dice, Gaspare, io, dice, spero di lunedì di ritornare per vedere, anche perché, dice, questi discorsi che mi hai detto, dice, sono molto delicati, insomma, molte... Ti ho detto, vabbè, dottore, insomma, allora, insomma, lunedì, insomma, ci vediamo, però... Dopo la domenica, insomma, è successo la strage, quindi non è... Successivamente lei ne ha parlato, cioè che cosa accade, insomma, dopo la strage via D'Amelio? Lei ne parla dopo del dottore Contrada? Guardi, ovviamente io ero un pochettino, diciamo, sconvolto, diciamo, di quello che era successo, anche perché quando succede, diciamo, la strage del giudice Signorino e la strage del giudice Borsellino, cioè, mamma mia, io rimango completamente terrorizzato, non ne... disse, ma come mai? L'indomani mi ricordo che affaccia sul giornale, insomma, e c'è ancora mio figlio in galera, o l'indomani o dopo 3 giorni, 4 giorni, e affaccia sul giornale che io sto collaborando, quindi io sono un po' sconvolto, ma comunque dopo salgono i giudici di Palermo,
Gioacchino Natoli e Giudice Lo Porti, in cui io, non lo so, ero titubante se continuare senza il suo sostegno, anche perché in quel periodo avevo che dichiarato un pochissimo. Il giudice Natoli mi dice: Gasperi, ma specialmente per il ricordo del dottore Borsellino si deve continuare. Così io mi sono deciso, insomma, e ho continuato, insomma, a collaborare. Dopo però avevo, diciamo, questa titubanza che io, se non finivo di verbalizzare le famiglie, le commissioni, non ne volevo, insomma, toccare argomenti delicati, diciamo. Senta, un'ultima domanda. Lei più di una volta nel corso di questa sua deposizione ha usato l'espressione essere a disposizione di Cosa Nostra. Che cosa significa nel gergo di Cosa Nostra questa espressione? Cioè, essere a disposizione di Cosa Nostra significa questo, cioè che una persona sa che quando si presenta un personaggio che è mafioso, il favore non è che viene diretto, fatto alla persona che si, a quello che va, può essere fatto un favore per una stessa persona, cioè può succedere che la persona non viene disturbata per un mese, per sei mesi, per un giorno, per 20 giorni, ma comunque queste persone dell'organizzazione sanno che comunque in qualsiasi momento, se vanno a chiedere un favore, quello è a disposizione. Non è che per forza ci deve dire questo favore è per la persona di Stefano Bontate, no. Se ci va un tizio, anche se non è per Stefano Bontate, ma è per tutta l'organizzazione, cioè questo è il concetto, è a disposizione di Cosa Nostra, insomma, è questo. Cioè non è che si fanno favori singoli, ma questo concetto non vale soltanto, cioè, per una certa categoria di persone, questo concetto vale per qualsiasi categoria di persone. Cioè io posso andare a chiedere un favore a un medico che deve operare a un ragazzo, il dottore che io so che è a disposizione non mi chiede che è. Quello è a disposizione mia, perché sai che io faccio parte dell'organizzazione mafiosa, quindi o mio figlio o il figlio di un altro amico mio, sempre figlio di un mafioso. Va bene, il pubblico ministero ha concluso. Io sospenderei per il controesame della difesa. Sospendiamo per un'ora. D'accordo. Va bene. Allora l'udienza è sospesa per un'ora.